Beh, alla fine. Quasi gente c'è. Poi dopo ci sarà modo di parlare di tutte cose. Poi ci sarà modo di parlare di tutte cose. Sì, infatti. Direi che possiamo cominciare. Buongiorno, benvenuti. Grazie a tutti per essere venuti. Io sono Andrea, degli studenti contro il Green Pass di Bologna, e con il nostro gruppo abbiamo organizzato questo evento a più voci sull'impatto della tecnologia digitale sulla società. La mattinata si svolgerà in questo modo. Noi studenti faremo qualche breve intervento di introduzione. Poi lasceremo la parola agli ospiti, che introdurremo uno per uno. Inizierà il giornalista Massimo Cascone, seguito dal giornalista e scrittore Maurizio Martucci. Poi ci sarà una pausa di una decina di minuti con un piccolo rinfresco che sarà in fondo all'aula, in alto. Dopo la pausa interverranno gli amici filosofi Daniele Ramadan e Filippo Di Carlo, seguiti dal professore di informatica Enrico Nardelli. Al termine ci sarà un dibattito in cui potrete rivolgere le vostre domande a tutti i relatori. Inoltre, per mantenere l'interazione con il pubblico, ci sarà spazio per una o due domande dopo ciascun relatore, se aveste dei dubbi sul loro intervento in particolare. Altrimenti, se pensate che possa essere interessante avere degli spunti da tutti i relatori riguardo alla vostra domanda, potete segnarvela e tenerla per il dibattito finale. Passando al tema di oggi, nel complesso il tema delle criticità del mondo digitale è molto vasto, estremamente vasto. Per questo oggi abbiamo deciso di concentrarci su una macroarea specifica, quella del controllo e della sorveglianza. Partiremo dall'identità digitale e dalla transizione digitale, passando per un punto di vista più filosofico riguardo i principi della tecnologia, e arriveremo infine alla variazione dei rapporti di potere dovuta alla digitalizzazione. Ora lascio la parola a Damiano, che vi parlerà del perché abbiamo deciso di fare questo evento. Grazie. Allora, Uso questo. Ok. Dunque, perché abbiamo deciso di fare questo evento? Innanzitutto, non è propriamente corretto dire che l'abbiamo deciso noi, così ci siamo svegliati un giorno e abbiamo deciso di fare questo evento. Abbiamo visto che il tema della digitalizzazione e del controllo che questa comporta era un tema che era molto sentito un po' in tutto l'ambito del cosiddetto mondo resistente, passatemi il termine, un po' vago, però sotto in varie aree, diciamo. E l'abbiamo visto crescere nel corso del tempo e era necessario a un certo punto interessarsene, perché c'erano effettivamente dei motivi molto validi per farlo. I due motivi che ritengo siano i più validi sono: uno, anche di carattere proprio pratico. La digitalizzazione è un fenomeno molto pervasivo che ci coinvolge nelle nostre vite, più o meno in tutto ciò che facciamo, e anche nell'atto pratico di partecipazione a movimenti e a vita politica. Ci siamo spesso imbattuti in dibattiti, a volte anche molto accesi, tra ad esempio chi voleva utilizzare di più i social e quindi anche gli smartphone e chi invece avrebbe voluto rinunciare a tutto questo e farne completamente a meno. Chiaramente queste due posizioni a volte risultano inconciliabili. Però si possono, diciamo, sintetizzare con coloro che sono più rigoristi nel non utilizzare delle tecnologie che noi non controlliamo sostanzialmente. Basti pensare a quello che è successo recentemente col caso Twitter Files, in cui praticamente attraverso degli algoritmi si dava più visibilità a persone che esprimevano concetti di una certa area politica e invece si mettevano in ombra le altre. Quindi si tratta comunque di accettare, nel caso che si scelga di utilizzare i mass media o le piattaforme, le nuove piattaforme di social media che ci sono adesso, accettare una riduzione del controllo e accettare di, diciamo, combattere, fra virgolette, in un campo potenzialmente avverso.
E invece c'erano quelli che dicevano comunque questi strumenti hanno delle potenzialità e bisogna usarle, perché altrimenti rinunciarvi sarebbe troppo penalizzante. Quindi un primo motivo è proprio pratico sull'interrogarci sull'uso che vogliamo fare di questi strumenti. Un secondo motivo invece più, diciamo, con implicazioni più profonde riguarda quello che abbiamo vissuto negli ultimi 2-3 anni con la questione del Covid. Quindi abbiamo visto prima, durante le politiche di lockdown, come queste sarebbero state sostanzialmente insostenibili o comunque molto più difficili da sostenere se non ci fossero stati dei mezzi che permettevano ad esempio lo smart working, o per chi era studente, che permettevano di fare lezioni da remoto. Quindi questa politica era, diciamo, agevolata dalle tecnologie digitali. Un altro esempio ovviamente è proprio quello del Green Pass, che era un sistema che sostanzialmente si basava su un QR che associava i dati sullo stato vaccinale delle persone e funzionava disintermediando, diciamo, il rapporto tra stato e cittadino, per cui il documento era redatto automaticamente al momento della vaccinazione e poi inviato tramite SMS o tramite mail direttamente all'utente. Quindi non c'era nessun passaggio intermedio umano e quindi il processo risultava molto centralizzato a favore dello Stato sostanzialmente. E questo ha permesso di applicare una logica di controllo che nei periodi storici precedenti che conoscevamo non sarebbe stata pensabile, perché sostanzialmente era come se ci fossero dei posti di blocco davanti a ogni attività commerciale, no? Pensiamo bar, ristoranti, ma anche davanti ai posti che servivano e servono a permettere alle persone di accedere ai propri diritti fondamentali, quindi parliamo per esempio appunto delle università. Chiaramente questo prima non era possibile, adesso è possibile perché si può, diciamo, automatizzare il processo di controllo. Cioè prima non era possibile mettere, che ne so, un agente in ogni bar, ristorante, eccetera. Adesso invece, automatizzando il processo e rendendolo gestibile da remoto, tutto in rete, è possibile farlo in modo centralizzato e automatizzato, quindi molto più efficiente e capillare. Questo è un cambiamento di portata storica che riteniamo non farà altro che accentuarsi nel corso dei prossimi tempi, come possiamo notare da alcuni indizi, come ad esempio che l'Unione Europea sta spingendo molto per l'identità digitale, che sarà una specie di diciamo Green Pass potenziato, dove al posto che avere soltanto lo status vaccinale si avranno anche tutta un'altra serie di documenti, e per cui sarà molto difficile fare magari quello che ha fatto qualcuno di prendere il Green Pass di un altro e utilizzarlo, perché non c'era l'incrocio tra i dati sulla vaccinazione e il nominativo della persona. Quindi uno prendeva il QR code di un'altra persona e non si faceva la verifica dell'incrocio tra chi aveva fatto il vaccino e se quella persona era effettivamente proprio quella persona lì. Quindi sostanzialmente si sta andando in questa direzione. E inoltre vediamo anche a livello mondiale, non solo europeo, una serie di fenomeni che sono abbastanza, diciamo, preoccupanti, come ad esempio il caso che è avvenuto in Cina del governo che ha utilizzato il passaporto vaccinale per impedire a delle persone di andare a partecipare a una manifestazione, perché facendoli risultare fintamente positivi al Covid non hanno potuto salire in treno. Quindi quando parliamo di Green Pass e di identità digitale, più che a un documento dovremmo pensare a una sorta di chiave passepartout che ti permette di accedere a qualsiasi servizio fondamentale, che ormai è assolutamente necessario proprio per la sopravvivenza, visto che viviamo in un mondo molto antropizzato e abbiamo bisogno di accedere a questi
servizi e ai vari prodotti e anche di consumo proprio per sopravvivere, banalmente per andare a fare la spesa. E dobbiamo comunque, presto potremmo avere ad esempio l'obbligo di pagare tramite denaro digitale. Quindi sostanzialmente il problema è che si sta passando da il monopolio della forza. Tradizionalmente si è detto che lo Stato era quello che aveva il monopolio della forza, e si sta passando dal monopolio della forza a una sorta di monopolio degli accessi, cioè un unico ente, lo Stato, o magari anche un altro Stato, un altro ente, chissà, magari un'associazione multinazionale, qualcosa del genere, potrebbe essere, che ha diciamo questo passepartout e può gestire tutti gli accessi a ciò di cui ha bisogno per vivere. Per questo motivo abbiamo scelto di fare questo convegno in modalità diciamo corale, prendendo in considerazione le opinioni di più relatori che porteranno una visione diversa sulla questione dell'identità digitale, e perché pensiamo proprio che in questo momento è necessario che chi ci tiene alla libertà e ai propri diritti sia comunque unito, e che questo tema non diventi un'ulteriore fonte di divisione tra chi magari vuole arrivare allo stesso punto di avere una società libera e giusta, però magari ha qualche discrepanza sul come gestire la questione degli oggetti digitali sostanzialmente. E ora passo la parola a Francesco. Non sbaglio. Okay. Cambiate posto, se più comodo. Sì, buongiorno. Allora, vicino. Sì, spero che mi si senta un po'. Cercherò di essere telegrafico. Volevo dare una, come dire, uno spunto di riflessione, più che altro una chiave di lettura per gli interventi che seguiranno, insomma un po' per tutta la giornata del convegno. Diciamo, mi riattacco a quello che ha detto Damiano, ampliando un pochino il discorso, nel senso che secondo me il punto centrale della trasformazione digitale è che sta cambiando la nostra facoltà di scegliere, di fare le nostre scelte, il ventaglio di opportunità che ci vengono proposte, e in un certo senso è come se le nostre scelte fossero molto più limitate in partenza. Cioè il punto è che una digitalizzazione, almeno per come sta avvenendo adesso, sia chiaro, io non è che sono contrario alla digitalizzazione, appunto poi qua, come ha detto Damiano, ci sono molti pareri diversi, però per come sta avvenendo adesso, a mio avviso, così ipervelocizzata e fuori dal nostro controllo, perché di fatto se abbiamo la necessità di fare un convegno di questo tipo è proprio perché sentiamo il bisogno di capire di più cosa sta succedendo, come sta succedendo, perché magari tecnicamente, nella tecnica con la quale avviene, non abbiamo, come dire, le competenze, la capacità per capire, proprio perché ci sta sfuggendo di mano, a mio avviso. E il punto, io l'ho chiamata facoltà di scegliere, poi in realtà si potrebbero usare tanti nomi diversi. Non mi piace usare il termine sovranità perché richiama un concetto di nazione, mentre secondo me il discorso è ancora più ampio, nel senso anche lo Stato ormai non ha più la facoltà di scegliere per i propri cittadini. Pensiamo per esempio al monopolio delle comunicazioni che ha Facebook, Meta adesso, e lo Stato ha fino a un certo punto la facoltà di scegliere. Certo, può fare come hanno fatto la Cina e la Russia, che dice tu la tua piattaforma nel mio Stato non la fai funzionare, però cioè, anche qua non è che ha un ventaglio di possibilità, si può mettere d'accordo, cioè ha soltanto una scelta binaria, o sì oppure no, proprio perché ci sono soggetti oltre allo Stato che hanno acquisito un potere comparabile, diciamo. Quindi scusate, questa facoltà di scelta secondo me viene, come dire, rotta in due passaggi. Il primo è quello della perdita di controllo, sia individuale ma appunto anche collettiva, sull'infrastruttura tecnologica e sui dati, che sono di fatto, perdonatemi il paragone, diciamo con una filosofia un po' marxista, sono mezzi e risorse di produzione di quello che viviamo, perché di fatto se il mondo si sposta su un'infrastruttura digitale
chi controlla l'infrastruttura digitale ha il controllo dei mezzi di produzione, non solo, anche di vita, diciamo. E i dati che sono il valore del nostro nuovo tempo, che plausibilmente saranno il valore del nostro nuovo tempo, forse ancora di più dei soldi, perché poi dai dati si fanno i soldi, e vengono espropriati dal cittadino, dalla persona, dall'individuo o anche appunto dallo Stato, dall'organizzazione, che non ne ha più, come dire, il possesso, generalmente per quei meccanismi di gratuità in cambio di dati. Per cui perdiamo il controllo sull'infrastruttura, e perdendo il controllo sull'infrastruttura, facendo un esempio, per esempio, pensate alla differenza tra l'email e la messaggistica istantanea. È sottile, ma in realtà è dirompente. Cioè, le email sono interoperabili, ciò vuol dire che se io ho Gmail e voi avete, non lo so, Libero, possiamo cambiarci messaggi a vicenda. Con la messaggistica istantanea questa cosa non succede. Non succede perché i monopolisti del caso, Telegram, WhatsApp, eccetera, non sono interoperabili tra di loro, e quindi fanno una competizione di monopolio che di fatto in ogni caso ci taglia fuori da una possibilità di, come dire, mettere parola su quello che succede, e soprattutto in realtà anche dal cosiddetto libero mercato, perché in una situazione in cui non c'è interoperabilità, il più forte, quello che ha più soldi, vince tutto. Quindi appunto questa perdita di controllo su infrastrutture e mezzi sbilancia i rapporti di forza a tutti i livelli, e sbilanciando i rapporti di forza permette quella che, qua mi appoggio a Ugo Mattei, è l'invasione della logica del prendere e lasciare in tutti gli aspetti della nostra vita, perché di fatto una volta che i rapporti di forza sono così sbilanciati tra utente e proprietario della piattaforma, dove utente non è che deve essere per forza l'utente singolo, utente può essere appunto anche uno Stato per quanto mi riguarda, nei confronti di chi offre servizio. Pensate per esempio a Starlink, il servizio di Elon Musk per il collegamento satellitare. Adesso mi risulta, non sono sicuro, mi pareva che le comunicazioni in Ucraina avvengano tramite il sistema Starlink, e quindi un proprietario di un sistema di comunicazione che serve un'intera nazione ha chiaramente un rapporto di forza sbilanciato nei confronti dello Stato stesso. Quindi questa perdita di, come dire, di controllo sull'infrastruttura e sul valore, sui dati, permette questo, come dire, questa estensione della logica del prendere e lasciare, che è classica del mondo digitale, perché quando i processi diventano automatizzati c'è un sì, no, un binario, un in, out, che poi è una logica che abbiamo visto trasporsi anche nella società, però sicuramente, e qui per fare un paio di esempi, appunto abbiamo fatto l'esempio del monopolio tecnologico delle messaggistiche istantanee, ma anche in realtà volendo, per fare un esempio semplice, pensiamo a tutti quei form burocratici dove facciamo, non lo so, per l'agenzia delle entrate, la modulistica online, che magari noi vorremmo specificare una cosa in più, ma c'è solo l'opzione sì, no. E almeno se uno si trova davanti a una persona ha la possibilità di dire: scusa, ma questo come lo devo compilare? Ma questo, cioè, posso metterci, posso specificare in questo modo? Invece il mondo, come dire, automatizzato, per come è fatto, secondo me si potrebbe fare diversamente, per come è fatto impone queste logiche binarie che rischiamo di portarci dietro. Niente, io mi sono dilungato anche troppo, scusate. Giusto, chiudo dicendo che appunto ovviamente tutto questo ha ricadute non solo sul piano individuale, ma mi pare che sia autoevidente anche sul piano della società, quella che chiamiamo democrazia, libertà, eccetera, perché appunto sono logiche che non sono solo a impatto individuale ma anche comunitario. E quindi tra i nostri relatori abbiamo chiamato anche delle persone che spero riescano a darci non degli antidoti, ma dei percorsi di alfabetizzazione nostra, di consapevolezza, proprio perché con una maggiore consapevolezza, a mio avviso, forse abbiamo anche speranza di indirizzare questo cambiamento verso il digitale, che a mio personale avviso è positivo se riusciamo a dargli un indirizzo nostro e che soddisfa quelli che sono i nostri bisogni, lasciandoci quindi tutto quello che la tradizione liberale ci ha portato, senza privarci della possibilità, come dire, di un progresso, di fatto. Va bene, grazie mille, lascio la parola all'altro Francesco. Sì, ti passo. Ho
Ok, perfetto. Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesco anch'io. Una prima cosa che vi dico è, io porto un pensiero personale, è un po' quella che è la mia esperienza, e poi vedrò di chiudere anche un po' il discorso introduttivo nostro degli studenti per lasciare poi spazio ai relatori. In merito a questo volevo chiedere alla prima fila, abbiamo 5 minuti o dobbiamo intervenire subito con questa cosa? Abbiamo 5 minuti, ok. Allora porto quella che è un attimino la mia esperienza. Dunque, io faccio parte del gruppo degli studenti e mi sono laureato un po' di anni fa in ingegneria informatica e lavoro in un'azienda che si occupa di automazione nel campo della produzione meccanica. Nel mio lavoro, io sono sviluppatore software, software designer, ok? E sostanzialmente quotidianamente io raccolgo dati dalle macchine automatiche con cui lavoro e li elaboro attraverso degli algoritmi al fine di ottimizzare il funzionamento di queste macchine. Tipicamente questa ottimizzazione vuole puntare a ridurre il consumo di risorse, che può essere l'energia, oppure ridurre il tempo, no? impiegato da queste macchine per farle funzionare al meglio. Tutto questo è un po' la mia passione ed è una cosa che, sulla quale penso che siamo un po' tutti d'accordo, è molto utile a tutti. E sulla base di questa mia esperienza vi posso dire oggi che questa metodologia di ottimizzazione dei processi funziona molto bene, cioè l'analisi dei dati e la retroazione poi sul funzionamento, no? in questo caso delle macchine. E al contempo vi posso dire che negli ultimi anni cioè ci troviamo in un momento storico in cui abbiamo a disposizione del software di grande qualità che si occupa di qualsiasi materia sostanzialmente. Ci sono già dei semilavorati software che permettono di comporne di più complesso, no? in modo agevole, super testati, super efficienti. Dall'altra parte, a livello hardware, cioè quello che si tocca delle macchine nel mondo nell'informatica, siamo in un momento storico in cui l'hardware costa poco, è molto efficiente e consuma poco, ok? Ed è molto potente anche. Queste due cose messe insieme fanno sì che oggi, mescolando l'hardware e il software che abbiamo, noi possiamo rendere intelligente con facilità praticamente qualsiasi oggetto che vogliamo rendere intelligente. Ma di pari passo con l'evoluzione dell'hardware e del software si è evoluta anche il mondo delle telecomunicazioni. Questo significa che noi possiamo creare una rete di oggetti intelligenti, ok? In parte è già così. E se noi andiamo ad applicare questa rete di oggetti intelligenti al concetto di città, si viene a creare il concetto di smart cities, per esempio, no? E una città intelligente può avere sicuramente molta utilità sotto vari punti di vista. Per esempio, se io sto girando per la città in auto con una delle auto di ultima generazione col mio smartphone, chiedendo un parcheggio, la città mi può rispondere dov'è. Può ottimizzare il mio percorso da dove mi trovo in questo momento alla posizione del parcheggio. I cassonetti possono richiedere autonomamente di essere svuotati da chi deve passare, no? Si potrebbe anche andare a pilotare le temporizzazioni dei semafori sulla base delle condizioni del traffico attuale per cercare di snellirlo, di farlo funzionare al meglio, di evitare blocchi e ingorghi. E tutto questo quindi è molto allettante, molto interessante. È molto bello da un certo punto di vista, però si pongono due problemi. Il primo è che chi controlla questo sistema, chi ha in mano tutti i dati che servono per gestire questo sistema, ha un potere enorme. E il secondo dei problemi è, tutto questo ci porterebbe a essere sempre di più una società ottimizzata, sicuramente, ma un po' deumanizzata, cioè tendiamo a essere più automi che compiono sempre scelte logiche tendenzialmente corrette. Però questo si discosta un po' dal fatto di essere umani, no? Cioè l'essere umano agisce anche sulla base delle emozioni, è normale che sbagli, no? Possiamo sbagliare. In questo modo diventiamo un po' di più degli automi, no? Che è anche molto brutto e forse pericoloso. In generale io vedo una grande evoluzione tecnologica, non abbiamo grossi problemi nella tecnologia, stiamo correndo un sacco, ma non c'è di pari passo un'evoluzione umana. E questo è un problema, perché abbiamo un'arma molto potente in mano ed è come se fossimo dei bambini dal punto di vista umano e non sappiamo utilizzarla correttamente, probabilmente. Quindi mi chiedo, non credo che questa ondata tecnologica si possa arrestare. E non è neanche giusto probabilmente, perché ci ha portato dei benefici incredibili. Però il punto è,
vogliamo mettere un limite a questa cosa? Dove lo piazziamo? Cioè, fino a che punto dobbiamo integrarci noi esseri umani con la tecnologia? Io non ho la risposta su dove va posto il punto, no? Dove bisogna dire stop alla tecnologia rispetto all'utilizzo da parte dell'essere umano. Questa è una cosa, è una domanda a cui ognuno di noi deve trovare la propria risposta, e speriamo che questo convegno, diciamo, questa piccola giornata, questa mattinata, possa darvi degli spunti per rispondere a questa domanda, e poi speriamo anche che queste idee circolino sempre di più nella popolazione, perché ce n'è un gran bisogno. Questo dal mio punto di vista. Una popolazione consapevole può anche pensare di convivere pacificamente con un'evoluzione tecnologica. Per questo, secondo me, sono molto utili giornate come queste, e speriamo magari in futuro, se verrà bene, di farne altre. Ora, questo era il mio discorso, il mio pensiero personale, la mia esperienza. Ora, abbiamo, siccome questo evento è stato organizzato in collaborazione tra Studenti contro il Green Pass di Bologna e Comitato di Liberazione Nazionale, vorremmo far intervenire in chiamata, giusto un minuto, un saluto da parte della nuova presidentessa della, comitato del CLN, Comitato di Liberazione Nazionale, che si chiama Erminia Ferrari, e che è una persona abbastanza famosa, insomma, nell'ambito di chi ha seguito il CLN. Quindi, se riusciamo, adesso avviciniamo il telefono, vediamo come viene questo saluto da remoto. Provo a parlare, Erminia. Sì, sì. Sì, si sente bene. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Io sono ben felice di salutarvi oggi. È stata una mia volontà, proprio avrei voluto essere presente lì proprio fisicamente. Ma purtroppo oggi avevo già programmato un altro impegno. Io ringrazio immensamente i ragazzi del coordinamento della Green Pass di aver organizzato questo bellissimo convegno, che secondo me è un po' il fulcro di tutto quello che nel prossimo periodo, e quindi il lavoro che sicuramente dovremmo fare sul territorio per aiutare le persone ad avere maggiore consapevolezza di questo problema gravissimo, che parte appunto con il grimaldello di 3 anni fa del Covid-19 e per arrivare fino ai giorni nostri a quello che stiamo osservando. Io avevo solo piacere veramente di salutarvi. Poi Bologna per me è una città speciale, perché la sento un po' casa mia, ci ho vissuto, ci ho partorito, quindi per me è una città speciale. Quindi io vi auguro veramente una giornata di grandi spunti di riflessione che portino a una consapevolezza sempre maggiore, e ringrazio tutti i relatori che parteciperanno alla giornata di oggi. Sono tutti relatori con spessore che sicuramente sapranno dare degli spunti molto interessanti, e ripeto, sono veramente immensamente dispiaciuta di non essere lì ad ascoltare personalmente. Quindi vi auguro buon lavoro, vi mando un abbraccio virtuale a tutti quanti, e vi auguro veramente una giornata ricca di grandi riflessioni. Un saluto fortissimo da parte mia. Grazie. Grazie per l'intervento, Erminia. Ok, allora ringraziamo quindi la dottoressa Erminia Ferrari, che si è presa il suo giusto applauso. E devo dire un altro paio di cose veloci. Tra i nostri relatori c'è il professore dell'Università di Roma, Enrico Nardelli, che ha pubblicato un paio d'anni fa, se non ricordo male, un libro che cade a fagiolo col tema di oggi, e noi, un po' per ringraziare il professore, un po' per dare l'opportunità a coloro che saranno interessati, abbiamo portato un po' di copie del suo libro, che sono presenti vicino all'uscita dall'aula. Per chi volesse, dopo è possibile acquistarlo, e chiaramente anche parlare col professore, insomma, un attimino nei momenti che avremo di coffee break a metà della mattinata e al termine, insomma, durante le domande. Finisco solo brevemente dicendo questo: chiaramente l'ingresso a questa giornata è totalmente libero, però tutto quello che stiamo facendo è volontariato, non lo facciamo per i soldi, ma sarebbe bello se qualcuno di voi che se la sentisse potesse riuscire a fare una donazione, in modo da darci una mano, perché comunque ci sono sempre piccoli costi da sostenere e rende possibile, diciamo, questo nostro lavoro. Ripeto, non vogliamo niente, non teniamo niente per noi, però ci piace riuscire a coprire i costi e anche rimborsare i relatori che sono venuti da lontano. Infatti li sentirete, sono venuti da Roma, da Napoli, e quindi mi sembra giusto anche nei loro confronti. Senza obblighi, ma chi se la sente è ben accetto. Grazie mille.
sono un cascone. Sì, io sono una cazzata. Sì, penso di sì. Ok, partiamo con il primo relatore di oggi, che se si vuole accomodare qui intanto, il dottore Massimo Cascone, dottore in giurisprudenza e giornalista, dedito alla politica e all'attualità. È membro della redazione di Come Don Chisciotte, portale di informazione indipendente, attivo dal 2003, che potete trovare sul sito comedonchisciotte.org. Inoltre è stato tra i fondatori del coordinamento No Green Pass di Napoli, risultando nell'aprile scorso il primo coordinatore regionale del CLN eletto in Italia. Nel suo intervento oggi dipingerà un quadro delle tappe principali della trasformazione digitale in Europa e Italia, con enfasi sull'identità digitale. Prego Massimo. Grazie mille per essere venuti qui oggi, ringrazio ovviamente gli studenti per aver organizzato questo convegno e un ringraziamento doppio anche per avermi invitato e per avermi invitato dopo aver ascoltato quello che è stato il mio intervento alla Commissione Dupre del 25 giugno che si è riunita a Napoli e dove io già all'epoca, qualche mese fa, lanciai questo tema della digitalizzazione pregando tutti gli autorevoli esponenti del mondo accademico che erano presenti di concentrarsi su questo tema per portarlo all'attenzione del grande pubblico, chiaramente fondamentale per poter incidere poi all'interno della società. Purtroppo, diciamo, all'epoca questa cosa non avvenne, ma fortunatamente gli studenti accolsero il mio appello e quindi ci troviamo qui e io di questo sono contento e li ringrazio. Nel mio contributo di oggi io incentro su quella che è appunto l'analisi dei cambiamenti normativi e quindi poi sociali che sono avvenuti in Europa e in Italia a partire dal 2010. E per fare ciò ho preparato delle diapositive che scorreremo velocemente, diapositive che al termine dell'incontro metterò a disposizione di chiunque voglia studiarle e approfondirle al fine anche di poter creare a partire da questo giorno un polo di studio sulla digitalizzazione che si prefigge il compito di approfondire questo argomento, studiarlo dettagliatamente e diffonderlo per la massa, per le persone, per la società, poiché chiaramente non saranno 100 persone in quest'aula o 1000 persone in tutta Italia a cambiare magari la direzione che la digitalizzazione è presa, ma c'è bisogno che tutta la popolazione, comunque una larga parte della popolazione, prenda coscienza di questo tema, lo analizzi e lo affronti. E quindi terminato il convegno, chiunque vorrà queste diapositive mi potrà contattare, alla fine darò la mia email. Per analizzare quindi il fenomeno della digitalizzazione io sono partito da tre documenti principali, che sono tre documenti emanati dalla Commissione Europea, sono tre comunicazioni della Commissione Europea, uno del 2010, un'agenda digitale europea, uno del 19 febbraio 2020, plasmare il futuro digitale dell'Europa, e infine, 9 marzo 2021, bussola per il digitale 2030, modello europeo per il decennio digitale. Come detto, queste sono tre comunicazioni che la Commissione europea rivolge alle altre istituzioni europee allo scopo di fissare il percorso digitale che dovrà attuarsi in Europa e ovviamente in tutti i Paesi membri, andando quindi a indirizzarlo rispetto alle matrici che essa decide. C'è una certa intraprendenza quindi da parte della Commissione europea e il motivo è molto semplice. La Commissione, sappiamo, è una delle tre istituzioni principali dell'Unione europea e detiene il potere esecutivo, nonché quello di iniziativa legislativa. Quindi tutto ciò che poi il Parlamento va a regolamentare viene stabilito ab inizio dalla Commissione europea. E la Commissione europea quindi che detta su quali normative deve legiferarsi e quindi con le sue comunicazioni non solo stabilisce che trasformazioni devono avvenire, ma anche in che modo devono avvenire e quindi detta a tutti gli effetti l'agenda delle trasformazioni dell'Unione europea. Controlla inoltre i fondi dell'Unione Europea e quindi può indirizzarli nei progetti che più le aggrada. Quindi manca completamente all'interno dell'Unione Europea, come potete capire, un dibattito democratico, perché l'unico organo che effettivamente eletto dai cittadini dei Paesi membri dell'Unione Europea non ha la possibilità di stabilire su cosa legiferare, ma solo in che modo legiferare, in quanto gli argomenti, i temi e gli indirizzi sono
missione europea. Partiamo quindi con il primo documento, la prima comunicazione, un'agenda digitale europea. Allora, questo documento viene pubblicato nel 2010, a maggio del 2010, e come ricorderete venivamo da una crisi economica che era scoppiata in America e si era diffusa in tutto il mondo tra il 2007 e il 2008. Per far fronte a questa grave crisi economica, la Commissione europea lancia nel marzo del 2010 la strategia Europa 2020, che è composta da 7 iniziative faro. Nel campo della digitalizzazione, quindi una delle 7 iniziative faro, è l'agenda digitale europea, con cui la Commissione quindi stabilisce le tappe da raggiungere nel successivo decennio per ottenere dei vantaggi socio-economici. Vengono individuate 3 macro aree di intervento, 3 macro obiettivi: sviluppare un mercato unico digitale, creare un'infrastruttura a banda larga, quindi internet super veloce, aumentare l'interoperabilità tra gli stati per far progredire nello sviluppo digitale in maniera concertata tutti i paesi dentro l'Unione Europea. Per raggiungere questo obiettivo viene individuato come centrale l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, le cosiddette TIC, che è un acronimo fondamentale che ritroveremo per tutto il resto dell'analisi. Cosa sono queste TIC? Le TIC sono dei sistemi complessi che mettono in funzione in maniera concertata device hardware, applicazioni software, i dati che noi forniamo dai quali vengono estratte le informazioni, le procedure informatiche di funzionamento, nonché le identità, quindi ogni volta che noi ci dobbiamo, le utenze. Quindi è attraverso gli ecosistemi creati dalle TIC che è possibile digitalizzare la società e quindi trasformare completamente i rapporti sia tra i cittadini che tra i cittadini e le istituzioni. Quindi rappresentano praticamente il know-how hardware e software necessario per la digitalizzazione. Con questa comunicazione, con la comunicazione agenda digitale, inizia quindi ufficialmente il percorso di digitalizzazione in Europa e fioriscono una serie di iniziative, programmi, progetti volte appunto a procedere in base a quelle che sono le linee guida della Commissione. Abbiamo per esempio nel 2011 e poi rinnovato nel 2016 l'e-Government Action Plan, volto a trasformare i servizi pubblici per renderli digitali. Abbiamo l'e-Health Action Plan del 2012 per utilizzare le TIC nel sistema sanitario, quindi l'implementazione della telemedicina. Abbiamo nel 2020 l'istituzione del programma Horizon 2020, che è uno strumento finanziario che, come abbiamo detto, viene gestito dalla Commissione europea per poter investire in ricerca e innovazione delle TIC. Nasce nel 2016 l'iniziativa Digital Skills and Job Coalition, volta a rendere i cittadini maggiormente competenti rispetto alla digitalizzazione. Abbiamo sempre nel 2016 un piano volto a promuovere il 5G in Europa e poi quello che ci riguarda, diciamo, maggiormente per il dibattito odierno, vediamo che nel 2014 viene pubblicato dal Parlamento europeo il regolamento EIDAS, Electronic Identification, Authentication and Trust Service, il cui obiettivo è quello di dar vita alla digitalizzazione dell'identità dei cittadini europei. Guardandolo da vicino, con questo regolamento, con il regolamento 910 del 2014, quindi nasce ufficialmente a livello istituzionale quel processo di digitalizzazione dell'identità. Il regolamento ha lo scopo non solo di far sì che gli stati si dotino di tecnologie per digitalizzare l'identità dei cittadini, ma anche di far sì che queste tecnologie siano interoperabili tra di loro, in modo tale che i cittadini possano avere un'identità digitale funzionante in tutti i paesi europei, quindi in tutto il territorio comunitario. È un regolamento, quindi è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza la necessità di atti di ricepimento e quindi è un modo per uniformare il diritto degli Stati nazionali alla volontà della Commissione europea, ovviamente espressa dal Parlamento. Vengono previsti 3 livelli di garanzia per l'identificazione elettronica, basso, significativo ed elevato, e viene anche prevista appunto una modalità di funzionamento che garantisca l'interoperabilità tra gli Stati. Questa modalità di funzionamento è molto semplice.
Gli stati adottano dei sistemi di identificazione digitale dei propri cittadini che devono rispettare i livelli che la Commissione europea stabilisce, i livelli di sicurezza. Se questi livelli sono rispettati, gli stati notificano il loro procedimento di identificazione digitale alla Commissione europea e lei pubblica questo modello all'interno di un modulo, all'interno di una lista. E se quindi quel sistema utilizzato dallo Stato è presente all'interno della lista della Commissione europea, vuol dire che rispetta gli standard di sicurezza ed è interoperabile in tutti gli stati dell'Unione. Come vedete c'è un asterisco sul titolo della diapositiva perché, come vedremo più avanti, il regolamento è attualmente in fase di revisione. Cosa succede in Italia dopo la pubblicazione nel 2010 dell'Agenda Digitale Europea? Avviene che il 1 marzo 2012, sotto il governo Monti, nasce l'Agenda Digitale Italiana, che si basa su quattro pilastri, che sono ovviamente i quattro pilastri che la Commissione europea aveva individuato all'inizio. Quindi diffusione della banda larga, internet ad alta velocità, digitalizzazione dei servizi pubblici, sviluppo delle competenze digitali per i cittadini, tanto base che professionali, digitalizzazione delle imprese. Quindi nel 2012 nasce l'Agenda Digitale Italiana e partono una serie di iniziative e progetti. Sicuramente va sottolineata la nascita nello stesso anno, quindi successivamente, dell'Agenzia per l'Italia Digitale, AGID, che è l'agenzia che si occuperà da lì in avanti della digitalizzazione in Italia. Nel 2012 poi viene istituito il fascicolo sanitario elettronico. Nel 2014 nasce quello che noi conosciamo tutto, il sistema pubblico di identità digitale, lo SPID. Poi tra gli altri esempi vediamo ad esempio che nel 2016 abbiamo il sistema di pagamento elettronico della pubblica amministrazione e così via. Soffermiamoci quindi sul sistema pubblico di identità digitale, lo SPID. Lo SPID è appunto un sistema di identificazione che lo Stato italiano utilizza per digitalizzare l'identità dei cittadini, composto da una coppia di credenziali, username e password, necessarie per identificare un cittadino e per permettere a quel cittadino di accedere ai servizi pubblici della pubblica amministrazione che nel frattempo sono stati digitalizzati a loro volta. Quindi c'è un doppio binario, identità digitale, digitalizzazione dei servizi pubblici. Il sistema è gestito su concessione dell'Agenzia per l'Italia Digitale, quindi gestito su concessione dell'AGI, da privati, e il più famoso sono le poste. Infatti la maggior parte di noi, il 90%, ha lo SPID delle poste italiane. Ha una serie di caratteristiche, tra cui ovviamente la sicurezza, perché deve rispettare gli standard della Commissione, nonché ovviamente l'interoperabilità, e vediamo che ovviamente ha questi livelli di sicurezza, per chi volesse approfondire, che sono semplicemente il livello 1, che sono per i servizi base, il livello 2 che invece richiede un accesso anche con un OTP, un one time password, oltre alle credenziali, un terzo livello che invece prevede anche la carta nazionale dei servizi, la cosiddetta tessera sanitaria, o una smart card per le firme digitali. Non è ovviamente importante analizzare ora i tre livelli, ma analizzare il percorso che è stato fatto. Come vi ricordate, come vi ho detto all'inizio, il percorso della digitalizzazione è iniziato come una delle sette iniziative faro della Commissione europea per uscire dalla crisi che si era avuta nel 2007-2008 e che stava ovviamente arrivando in tutto il mondo. E vedete in blu il PIL europeo e in verde il PIL italiano, quindi c'è da chiedersi: ma queste iniziative faro della Commissione europea hanno poi veramente portato dei vantaggi socio-economici rilevanti oppure semplicemente sono iniziati dei processi senza ottenere nulla? E vediamo che tra il 2007 e il 2009 c'è una profonda pressione ovviamente dovuta alla crisi. Poi c'è una risalita nel 2010, ma successivamente c'è una nuova discesa nel 2012 e poi dal 2012 in poi si risale fino ad arrivare ovviamente al 2019 dove c'è il periodo Covid e crolla l'economia mondiale. Vedete però che dal 2012 in poi la risalita al stento riesce ad arrivare ai livelli economici precedenti alla crisi del 2007. Quindi questo vuol dire che delle sette iniziative faro, tra cui la digitalizzazione, non c'è stato nessun apporto significativo e nessun vantaggio socio-economico che invece la Commissione aveva promesso, ma semplicemente sono iniziate una serie di
procedimenti, una serie di cambiamenti di paradigma all'interno delle nostre società, come la digitalizzazione, che ovviamente si rivelano inarrestabili. Passiamo ora alla seconda comunicazione della Commissione, che è plasmare il futuro digitale dell'Europa, che viene pubblicata il 19 febbraio 2020. Questo è un breve documento di 16 pagine rispetto alle altre due comunicazioni che sono molto più lunghe, però è molto interessante perché si concentra soprattutto sull'indipendenza dal punto di vista geopolitico che l'Unione Europea deve avere dal know-how hardware e software degli altri paesi, in particolare ovviamente America e Cina. Infatti leggiamo che l'Unione Europea, scrive la Commissione, deve diventare un attore digitale forte, indipendente e risoluto. Per riuscirci, il processo di digitalizzazione deve operare nei successivi 5 anni su 3 direttrici. Una tecnologia al servizio delle persone, un'economia eco e competitiva, una società aperta, democratica e sostenibile. Queste sono le parole che utilizza la Commissione e sono delle belle parole, diciamo, quando si affronta un tema come la digitalizzazione. E ci dobbiamo chiedere perché la Commissione scrive ciò. La Commissione scrive che se non ci si concentra sull'affidabilità, il processo fondamentale della trasformazione digitale non può riuscire. Questo lo troviamo scritto a pagina 3 del documento. Quindi praticamente hanno confessato che se i cittadini non hanno fiducia nella digitalizzazione, la digitalizzazione non procede. E diciamo non è una cosa da poco, anche perché diciamo, danno a noi uno spiraglio per intervenire in questo processo. Il documento viene pubblicato, abbiamo visto, nel 2020 e quindi siamo all'alba di quella che poi è la diffusione del virus in Europa. Perché quindi scrivono ciò? Io ho formulato due ipotesi che vi esprimo velocemente, che possono anche essere concatenate. La prima appunto è che siamo all'alba della pandemia e data l'ondata di autoritarismo che ne seguirà soprattutto attraverso l'utilizzo delle tecnologie e delle TIC, devono scrivere qualcosa di opposto e tutto sommato positivo che possa fare da controbilanciamento, in modo tale da pararsi rispetto a quelle che sono le critiche successive che sono piovute nei confronti dell'utilizzo delle TIC e degli strumenti di controllo e di sorveglianza. La seconda ipotesi è che effettivamente non procedeva il processo di digitalizzazione abbastanza veloce rispetto a quello che loro desideravano, e quindi si erano resi conto di una certa resistenza da parte dei cittadini che andava addolcita attraverso una digitalizzazione più equa, democratica e sostenibile. Quella speranza che vi dicevo, che sottolinea la forza di un popolo quando si oppone ad un processo in atto. Nella parte destra della slide vedete che poi la Commissione mette in atto una serie di iniziative, una serie di azioni, e vediamo che sono azioni che fanno comprendere il potenziamento degli obiettivi rispetto al documento scritto nel 2010, perché non si parla più solo di 5G, ma si parla di 6G, si parla di revisione del regolamento, come vedremo a breve, si parla di un formato unico europeo per le cartelle cliniche, quindi non più una semplice digitalizzazione del sistema sanitario, ma un'uniformità delle cartelle cliniche per quanto riguarda appunto tutta l'Europa, e così via. Quindi, andando diciamo velocemente, perché questo documento è importante? Perché la seconda comunicazione del 2020, plasmare il futuro digitale dell'Europa, è importante? È un documento, come abbiamo detto, volto a mettere in guardia da una percezione sociale negativa della digitalizzazione. Si affronta il problema della sovranità tecnologica in chiave strategica e geopolitica, sottolineando l'importanza di un'Europa leader nella digitalizzazione. Per la prima volta, inoltre, dopo la pubblicazione nel 2019 del documento Green Deal europeo, la digitalizzazione e la trasformazione green vengono definite indissociabili, e questa è una cosa che ritornerà anche dopo. Viene pubblicato, poi, come detto, pochi giorni prima dello scoppio dell'emergenza pandemica, con tutte le varie considerazioni che abbiamo fatto prima. Prima di passare al terzo documento, vi soffermo velocemente su questa diapositiva che ho chiamato la regola dello shock. Abbiamo visto che nel 2010 il processo di digitalizzazione è iniziato per far fronte alla crisi economica e, nonostante avrebbe dovuto portare dei vantaggi socio-economici, ciò non è riuscito.
Nel documento che analizzeremo successivamente, nella prossima diapositiva, che è la terza comunicazione, che viene pubblicata nel 2021, la Commissione scrive: in appena un anno la pandemia di Covid-19 ha cambiato radicalmente il ruolo e la percezione della digitalizzazione nelle nostre società e economie, accelerandone il ritmo. Le tecnologie digitali sono ora indispensabili nel mondo del lavoro, dell'apprendimento, dell'intrattenimento, per socializzare, fare acquisti e accedere a qualsiasi servizio, dalla sanità alla cultura. Quindi cosa vuol dire? Che nel giro di 10 anni, grazie a 2 shock, prima quello economico e poi quello pandemico, il processo di digitalizzazione nasce, si sviluppa, diventa per molti aspetti irreversibile. Arriviamo quindi all'ultima comunicazione, alla comunicazione del 9 marzo 2021, bussola digitale, bussola per il digitale 2030, il modello europeo per il decennio digitale, che per semplicità chiamiamo bussola digitale 2030. Hanno anche loro veduto a disegnarla, come vedete. Il documento fissa gli obiettivi da raggiungere entro il 2030, quindi non più a 5 anni come il documento precedente, ma a 10 anni. Per conseguire la piena sovranità digitale europea e si concentra su 4 punti cardine, quindi 4 punti cardinali della bussola: popolazione dotata di competenze digitali e professionisti altamente qualificati, infrastrutture digitali sostenibili, trasformazione digitale delle imprese, digitalizzazione dei servizi pubblici. Ora, prima di scendere nel dettaglio di questi 4 punti, io mi sono chiesto da dove provengono tutti i soldi per trasformare la macro società europea. La bussola digitale 2030, quindi questo documento e le trasformazioni che da questo documento discendono, prende fondi dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, due parole che conosciamo abbastanza bene, che è un dispositivo di economico, diciamo, per i fondi da investire nei progetti, che viene gestito ovviamente dalla Commissione. Questo dispositivo è entrato in vigore il 19 febbraio 2021 per finanziare appunto le riforme e gli investimenti degli Stati allo scopo di superare la crisi pandemica ed è un elemento centrale del piano di ripresa europeo Next Generation Europe, che ha un valore di 750 miliardi di euro, che è stato approvato nel 2020 dal Consiglio europeo. Quindi cosa succede? Dopo pochi mesi dallo scoppio della pandemia in Europa, il Consiglio europeo approva il Next Generation Europe, 750 miliardi. Una buona parte di questi 750 miliardi sono destinati al dispositivo per la ripresa e la resilienza. Questo dispositivo prevede che le somme vengano erogate agli Stati che a loro volta devono provvedere a produrre i propri piani di ripresa e resilienza, piani nazionali di ripresa e resilienza, facendo delle riforme. I piani nazionali, infatti, devono incentrarsi sui 6 pilastri stabiliti dal dispositivo, che sono trasformazione green, trasformazione digitale, crescita intelligente, coesione sociale, salute, politiche per le prossime generazioni. E tramite i documenti che gli Stati firmano per ottenere i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza, noi sappiamo che gli Stati si impegnano a destinare il 37% dei fondi che ricevono a favore del cambiamento climatico, quindi al green, e il 20% a favore della digitalizzazione. Quindi vi ricordate quando noi vedevamo in televisione quei grafici a torta che facevano vedere che i fondi del PNRR venivano destinati al clima e al digitale piuttosto che alla sanità, mentre eravamo in crisi sanitaria per la pandemia? Questo è perché gli Stati hanno accettato che questi fondi vengano destinati soltanto a determinati progetti che dovrebbero servire, dico dovrebbero perché abbiamo visto cosa è successo già dal 2010, dovrebbero garantire dei vantaggi socio-economici. Vedremo se sarà così, fatto sta che la società cambia nel frattempo e cambia digitalizzandosi. Quindi abbiamo detto che gli Stati si impegnano a destinare la maggior parte dei fondi a favore del cambiamento climatico e della digitalizzazione e vediamo che il target del 37% per il cambiamento climatico raggiunge addirittura il 39,9%, quindi gli Stati spendono i fondi ancora di più rispetto a quello che era da regolamento stabilito e lo stesso riguarda per la digitalizzazione. Gli Stati si erano impegnati a spendere il 20% dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza
in digitalizzazione, invece una media europea porta quegli investimenti al 26,4. Cosa vuol dire? È un grafico che ci aiuta a comprendere come le tendenze politiche sono queste tendenze politiche sono ormai una priorità, tanto appunto da spendere ancora di più rispetto a quanto si erano impegnati a fare in questi progetti. Dopo questo excursus veloce sugli investimenti fatti, ritorniamo a parlare quindi del documento Bussola Digitale 2030. Abbiamo detto che si concentra su quattro punti cardinali e vediamo che per quanto riguarda le competenze digitali c'è una necessità da parte dell'Unione Europea di aumentare sia le competenze digitali base che quelle professionali, arrivando addirittura a dotare l'Europa di 20 milioni di esperti nel settore delle TIC entro il 2030. Questo per eliminare ovviamente la dipendenza dal know-how estero. Per quanto riguarda le infrastrutture digitali, la Commissione Europea ci dice che bisogna investire sia nella connettività, quindi nell'internet super veloce 5G SG, sia nella capacità di elaborare dati, e infatti in questo documento, in una delle note di questo documento, la Commissione Europea ci dice che al 2021, quando è stato pubblicato, il 90% dei dati dei cittadini dell'Unione Europea è gestito da compagnie americane, perché l'Unione Europea non ha una capacità di calcolo e di elaborazione dati. Infine, sempre la Commissione Europea ci dice che anche la produzione hardware deve essere esponenzialmente aumentata, perché sempre la Commissione ci dice che soltanto il 10% dei microchip e dei microprocessori presenti nel mercato europeo sono prodotti in Europa, e quindi vediamo che c'è una forte dipendenza sia dal sistema hardware che dal sistema software straniero. Per quanto riguarda le imprese digitali, la Commissione Europea ci dice che se le piccole e medie imprese vogliono sopravvivere nel mercato europeo, devono digitalizzarsi. Perché un mercato unico europeo che la Commissione vuole ovviamente creare non può dipendere da piccole e medie imprese non digitali, perché non sono competitive. Quindi vi ricordate quel concetto di distruzione creativa di Mario Monti, di Mario Draghi? Praticamente loro cosa dicono? O ti digitalizzi o verrai sostituito da qualcosa di più giovane e al passo con i tempi, che permetterà al mercato di essere più competitivo. Quindi se il falegname, il calzolaio non riescono a stare dietro a questo processo, non possono essere salvati, non possono essere investiti soldi a salvare aziende che non si digitalizzano. È un cambiamento chiaramente perverso, perché fa sì che ci si liberi di zavorre, nonostante ovviamente queste zavorre sono esseri umani. Infine, i servizi pubblici digitali, quindi la trasformazione più grande è quella della digitalizzazione dei servizi pubblici, quello che loro chiamano governo come piattaforma, government as a platform. Per far ciò, come abbiamo detto, bisogna viaggiare sul doppio binario, quindi identità digitale, digitalizzazione dei servizi pubblici. E infatti la Commissione Europea scrive che entro il 2030 il quadro dell'Unione Europea dovrebbe aver portato a un'ampia diffusione dell'identità digitale, consentendo a ciascun cittadino di controllare le proprie interazioni e la propria presenza online, ovviamente soprattutto nei confronti della pubblica amministrazione. Qui le troviamo schematizzate, uno schema che ci fornisce sempre la Commissione sul suo sito, e vediamo quindi 20 milioni di esperti nel settore delle TIC più 80% di competenze base per tutta la popolazione, connettività, produzione hardware, analisi di dati, immagazzinamento dati, e la Commissione Europea dice anche fondamentali i computer quantistici. E a tal riguardo uno dei luoghi indicati dalla Commissione per situare un computer quantistico è proprio Bologna. Vediamo la trasformazione digitale delle piccole e medie imprese, nonché anche la necessità di raddoppiare le cosiddette società unicorno in Europa. Le società unicorno sono quelle società che hanno un valore di oltre $1 miliardi, che ovviamente per avere un valore tale vuol dire che sono a passo coi tempi e sono un esempio per le altre aziende. Questo perché appunto, diciamo, l'Unione Europea invidia gli Amazon, gli Alibaba esteri. Vediamo poi come ultimo punto che la Commissione Europea ci dice che entro il 2030 ci deve essere la digitalizzazione del 100% dei servizi pubblici fondamentali, quindi ovviamente identità digitale per tutti.
Qui vediamo un grafico fornito dalla Commissione Europea che ci dice a che punto eravamo nel 2021 quando è stato pubblicato il documento e dove dobbiamo arrivare nel 2030. E come vedete dalla media finale, nel 2021 gli obiettivi erano abbastanza ambiziosi perché non eravamo neanche a metà. E anche questo quindi è una forse una speranza per noi, perché ci fa capire che abbiamo ancora un margine per intervenire, non tanto per invertire la rotta, quanto meno però modificarla o indirizzarla verso delle esigenze più vicine alla popolazione. Quindi cosa succede dopo il 2020, dopo la pubblicazione prima del documento Plasmare il futuro digitale dell'Europa e poi della bussola per il 2030? Partono ancora una volta una serie di strategie, una serie di piani di azione che in parte rinnovano quelli precedenti, in parte li migliorano, in parte si rinnovano. Vediamo quindi la strategia per le piccole e medie imprese, Small and Medium Enterprise, per la digitalizzazione del settore industriale. Vediamo il Digital Education Action Plan fino al 2027, volto quindi appunto a digitalizzare l'istruzione. Infatti oggi in Italia parliamo dell'istruzione 4.0. Viene rinnovato il programma di investimento Horizon fino al 2027, che insieme al programma Digital Europe, il primo in alto sulla destra, si occupano di finanziare il settore della ricerca e dell'innovazione delle TIC, nonché diffonderle ovviamente nella società, con ben 95,5 miliardi. Ne vediamo altri che sono molto interessanti, non li posso elencare tutti. In fondo vi ho riportato quelli che sono quello che ci aspetta, il futuro. Vediamo appunto che è in fase di revisione il regolamento EIDAS, il regolamento sull'identità digitale di cui abbiamo parlato prima. E ci aspettiamo insomma che il nuovo testo sarà pubblicato dal Parlamento Europeo tra fine 2023 e inizio 2024, e poi nel 2025 ci attende il regolamento sulle Central Bank Digital Currency, CBDC, che segnerà ufficialmente l'introduzione della moneta digitale nelle nostre vite. E chiaramente per poter introdurre la moneta digitale è necessario che tutti abbiano un'identità digitale. Arriviamo quindi alla revisione del regolamento sull'identità digitale da parte dell'Unione Europea, che vuole creare il cosiddetto European Digital Identity Wallet. Abbiamo detto quindi che nel 2014 viene pubblicato per la prima volta il regolamento dal Parlamento Europeo. Dopodiché nel 2021 la Commissione propone di riformulare questo regolamento, poiché non basta più che gli stati nazionali digitalizzino l'identità dei cittadini, ma è necessario creare un'identità digitale europea operante mediante un portafoglio digitale che loro chiamano wallet, comune per tutti i cittadini, i residenti e le imprese. La Commissione quindi riformula completamente l'articolo 1 del regolamento europeo, riformula un regolamento che lei non ha pubblicato, perché è stato pubblicato dal Parlamento, questo per farvi capire quanto la Commissione, ovviamente questa riformulazione è poi oggetto di dibattito all'interno del Parlamento, però il potere di iniziativa da parte della Commissione è fortissimo, al punto da poter riformulare un articolo per sapere cosa vuole. Quindi la Commissione dice che non basta più che ci siano singole identità nazionali interoperabili, bisogna creare un'unica identità digitale, un unico ID paneuropeo e universale, ovviamente con un grado di sicurezza elevato. Deve essere quindi l'Unione Europea ad avere il controllo delle identità digitali dei cittadini, e quando diciamo Unione Europea diciamo Commissione Europea, come abbiamo visto, mentre agli Stati resta soltanto la possibilità appunto di rilasciare questi portafogli digitali europei in base alle indicazioni che ricevono dall'Europa. La proposta della Commissione Europea di riformulazione del regolamento giunge al Consiglio d'Europa, Consiglio Europeo, che adotta la propria posizione, e poi nel 2022, quindi l'anno scorso, inizia un dialogo a tre dei negoziati tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento Europeo sulle modifiche da adottare al regolamento. Contemporaneamente però
La Commissione fa partire nel dicembre 2022 un progetto pilota di sperimentazione di questo nuovo portafoglio per l'identità digitale europea, finanziandolo ovviamente con i fondi europei che lei gestisce, i fondi del Digital Europe Program che vi ho citato prima. Quindi prima ancora di concludere il dibattito all'interno delle istituzioni europee con ovviamente l'organo rappresentativo dei cittadini, la Commissione fa partire questo progetto che viene lanciato nel dicembre 2022 e partirà ufficialmente a marzo 2023, quindi tra pochi giorni. E in cosa consiste questo progetto? Un consorzio di 6 paesi, Danimarca, Germania, Islanda, Italia, Lettonia e Norvegia, metteranno alla prova questo nuovo wallet europeo, testando soprattutto la sua efficacia nei servizi di pagamento, quindi pagamenti digitali, indicati proprio dalla Commissione come uno dei casi prioritari di utilizzo del portafoglio digitale europeo. E quindi appunto qui poi in futuro ci sarà il collegamento con la moneta digitale. E infatti vediamo che il portafoglio europeo conterrà tutto al suo interno. Queste sono immagini che stesso la Commissione europea fornisce: dalla patente alla carta di credito, dalla tessera sanitaria al passaporto, dall'abbonamento all'autobus alla tessera del supermercato, e chiaramente sarà necessario per gestire tanto una ricetta medica quanto un viaggio, in quanto è tramite questo portafoglio che faremo il nostro check-in per identificarci. Tutto in un solo strumento, facilmente disponibile sul nostro cellulare. E mi raccomando, non dimenticate di caricarlo, perché sennò spariamo totalmente. Allora, qui vediamo quindi i 6 paesi dove si sperimenterà questo progetto pilota, European Digital Identity Wallet, e qui vediamo fin dove si espanderà il suo utilizzo in futuro. E chiaramente vedete, saltano subito all'occhio, che oltre ai paesi dell'Unione Europea abbiamo 2 paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, che sono la Gran Bretagna, nonostante tutte le parole spese per la Brexit, e chiaramente l'Ucraina. Questo, quindi capite l'interesse che c'è nei confronti di questa nazione al di là della guerra. E infatti proprio l'Ucraina in questo momento si spinge molto per la digitalizzazione dell'identità, nonostante siano bombardati, chissà perché. Dall'Europa quindi scendiamo velocemente nuovamente in Italia. Cosa succede in Italia dopo il 2020? Succede che l'Agenzia per l'Italia Digitale, l'AGID, ci informa che dopo aver avviato tutti quei processi, tutti quei progetti, tutte quelle iniziative che abbiamo visto prima, dal 2020 ha concentrato i suoi sforzi principalmente per rendere uniformi i sistemi digitali delle diverse pubbliche amministrazioni. Questo perché la trasformazione digitale deve avvenire di concerto all'interno delle pubbliche amministrazioni. E per farlo l'AGID pubblica costantemente, lo aggiorna costantemente, un piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione, che è un piano che funge da modello standard affinché ogni singola pubblica amministrazione si possa uniformare a quella che è la volontà dell'AGID, un'informazione che avviene attraverso un soggetto che è stato introdotto nelle pubbliche amministrazioni che si chiama responsabile della transizione digitale, RTT, che è un soggetto che è stato introdotto nel 2017, ma dal 2020 in poi è stato capillarmente diffuso nei vari livelli della pubblica amministrazione, quindi non più soltanto nazionale, ma anche regionale, comunale, eccetera. Sul sito dell'agenzia inoltre vediamo che continuano ad andare avanti tutta una serie di progetti digitali come la fatturazione elettronica, come l'identità digitale, la sicurezza informatica, fascicolo sanitario elettronico, eccetera. Concludiamo con quello che accade oggi in Italia, perché oggi si parla soprattutto di SPID per l'identità digitale, ma non c'è solo la SPID, anzi. Vediamo che nel settembre 2022 il Ministero dell'Interno ha rilasciato la nuova carta d'identità elettronica, la CE3.0, che attualmente a tutti gli effetti è essenzialmente uguale allo SPID, quindi sono 2 forme uguali di identità digitale, perché appunto lo utilizzi per accedere a tutti i servizi pubblici online della pubblica amministrazione. Esiste però una differenza tra la SPID e la CIE.
Mentre lo speed, come abbiamo detto, è gestito da privati su concessione dell'Agid, circa il 90% è gestito da Poste Italiane, il 3% da Aruba, eccetera. La CIE, essendo appunto un atto governativo da carta d'identità, perché appunto abbiamo detto è emessa dal Ministero dell'Interno, è gestita interamente dal governo italiano e non da privati, non c'è l'intermediazione dei privati. Infatti il governo ha creato un'app apposita che si chiama CIEPD. Infatti, se avete sentito dei dibattiti politici oggi giorno, si parla molto del fatto che il governo Meloni vorrebbe eliminare lo SPID per far confluire tutti i cittadini verso la CIE. Chiaramente, essendo questa una carta d'identità, chiunque rinnova la carta d'identità, io che non ho ancora rinnovata, avrò la CIE. Però questo passaggio di dati dallo SPID alla CIE è proprio per garantire al governo un controllo su tutti i dati degli italiani senza l'intermediazione dei privati. Quindi appunto c'è una centralizzazione della gestione dell'identità. Probabilmente è utile poi a trasferire tutti questi dati all'Unione Europea con il nuovo portafoglio europeo. Cos'è invece l'APIO? L'APIO invece è stata introdotta nel 2020 sempre dall'Agid per permettere ai cittadini di accedere ai servizi di tutte le pubbliche amministrazioni con la propria identità digitale con un'unica app. Quindi l'APIO semplicemente elimina l'intermediazione del sito internet, quindi tutte le pubbliche amministrazioni, ovviamente che sono attualmente digitalizzate, sono all'interno dell'APIO. Io questa slide l'ho fatta appunto per evitare confusioni, cos'è la CIE, cos'è lo SPID, cos'è l'APIO. L'APIO funziona o attraverso SPID o attraverso CIE e serve soltanto per accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Questo diciamo poi è il mio lascito, nel senso che quello che io vi ho portato oggi è stato un focus su come questo processo della digitalizzazione sia nato ben 13 anni fa, noi purtroppo ne stiamo parlando soltanto adesso, ed è fondamentale secondo me studiarlo in tutti i suoi aspetti. Io dal mio punto di vista l'ho fatto dal punto di vista legislativo-sociale. Quando capiremo che è fondamentale anticipare l'agenda del nemico in modo tale da sviluppare un dibattito democratico che possa garantire alle persone di autodeterminarsi nelle scelte, avremo una speranza. Fin quando la subiamo, ovviamente no. Quindi arrivati a questo punto, visto che questo processo è iniziato 13 anni fa e andrà avanti, dal mio punto di vista semplicemente dobbiamo ragionare come strateghi e interrogarci su quali sono le priorità d'azione per poter ritornare a essere sovrani dal digitale, quindi decidere se averlo o meno, e del digitale nel caso in cui lo vogliamo. Grazie. Una breve comunicazione, ci siamo resi conto che partendo un pelo in ritardo stiamo andando lunghetti coi tempi, quindi ci scusiamo, ma possiamo, se potete tenere le vostre domande per il finale, faremo andare subito Maurizio, che è qua in collegamento. E, Maurizio, prova a parlare per vedere se funziona l'audio. Maurizio, ti senti? Prova a parlare. Ah, ok, il volume è bassissimo, lo alziamo un secondo. Ti sentiamo? Sì, ma molto piano. E proviamo a collegarlo ad alzare il volume. Dacci un attimo. Prova a dire qualcosa adesso. Ok, no, cambia ancora. Ah sì, sì, ero sentito. Aspetta, riprova. Continuiamo a sentirti piano, te intanto continua a parlare, ti diciamo, quando ti sentiamo bene te lo diciamo. Magari facciamo sti fatti, intanto facciamo.
così si spiega un tempo invece di stare qua a brigare. Massimo 5 minuti per uscire. Anche per me. Riguardano l'elettrosensibilità e la tecnologia 5G. Docente al Master di Medicina Integrata dell'Università Guglielmo Marconi di Roma. In quanto promotore dell'Alleanza Italiana Stop 5G, è più volte intervenuto alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica e presso il Parlamento Europeo. Conduce una rubrica settimanale intitolata Il Tecno Ribelle, che potete trovare sul blog Oasi Sana, da lui ideato. Nel suo intervento ci parlerà della transizione digitale, soprattutto delle sue ricadute sulla libertà, salute e ambiente, finalizzate al controllo sociale e al cambio di paradigma per l'umanità e il sistema paese. Prego Massimo. Maurizio. Grazie, sì, ancora nuovamente buongiorno, grazie per l'ospitalità, per l'invito. Un complimento agli organizzatori, oltre che ovviamente un caro saluto a tutti quanti presenti oggi all'Università di Bologna. Per quale motivo ritengo importantissimo questo incontro? Perché dà la possibilità di ampliare gli orizzonti. Gli orizzonti significa riuscire a comprendere tutti quei cambiamenti che dal 2020 ad oggi attraverso l'emergenza Covid-19 sono stati accelerati. Per cambiamenti accelerati mi riferisco alla restrizione della libertà, mi riferisco alla data, allo smart working, tutto quello che prima non c'era e adesso è cominciato ad essere presente in maniera sempre più permanente all'interno della nostra vita. Ha una sigla ben precisa, che è appunto quella della transizione digitale. È importante non parcializzare, è importante non ridurre in un piccolo contenitore, ma esplodere a 360 gradi il fenomeno. Quindi è giusto il titolo chiedendoci se siamo pronti a fare il salto, ma in realtà dovremmo capire principalmente che cosa si intende oggi. Prego Massimo Dascone, il suo ottimo intervento, quindi non parliamo assolutamente di quanto conosciuto negli ultimi 30 anni dal Big 20, il Commodore 64 fino al telefono cellulare, compreso ovviamente lo sdoganamento dei computer all'interno delle nostre case piuttosto che degli uffici. Stiamo parlando di una società dei gigabyte, stiamo parlando di una sorta di grande fratello orwelliano di controllo capitale e parente e ubiquitario, che oltre alla digitalizzazione dei servizi pubblici e delle imprese fonda su algoritmi, robotica e intelligenza artificiale, che andrà fondamentalmente a sostituire in maniera radicale tutto l'attuale, quindi nulla sarà più come prima.
non più a servizio utilizzo del cittadino utente consumatore, ma bensì le tecnologie come perno di una vera e propria fusione tra il fisico, il biologico e il digitale. Diceva prima Gascone lo sbarco tra cominciare di una sperimentazione totalmente inedita in Italia come in altri paesi d'Europa, l'European Digital Identity Wallet, il portafogli digitali, un nuovo sistema di identità digitale voluto dall'Unione Europea, ma attenzione, preconizzato a Davos dal Forum Economico Mondiale già nel 2018. Dico Davos semplicemente perché magari il mio intervento citerò più riprese dei consessi internazionali di non eletti dai cittadini che dall'alto poi catapultano a organismi internazionali, magari come la Commissione Europea, che a sua volta gira sui Stati membri, quindi sui governi, non da escludere quello che ha tutta una serie di stravolgimenti epocali che partono dall'alto. Allora, il Wallet System, un portafogli che consentirà esclusivamente a quanti avranno ovviamente aderito al saldo digitale di poter avere un prestito bancario, di presentare la dichiarazione dei redditi, avere accesso all'università e soprattutto conservare o avere anche una certa media utilizzabile in tutta Europa. Il borsellino digitale in realtà era già stato annunciato lo scorso anno sotto il governo Draghi dall'ex ministro della transizione digitale Vittorio Colao. Il Wallet System sullo spazio ce l'aveva anticipato proprio qui in Italia prima che arrivasse dall'Unione Europea, evidentemente perché sono dei progetti, oltre che partiti dal Forum Economico Mondiale, ma sostenuti anche dalla Fondazione Rockefeller, che hanno visto nel Covid Pass, nell'app Immuni, se vogliamo anche lo stesso Green Pass, uno strumento che attraverso le nuove tecnologie, la vita in connessione permanente con l'Italia, riesce a tracciare e controllare spostamenti e libertà. Cosa ci aveva detto lo scorso anno Colau? Aveva detto sostanzialmente che il Wallet System avrebbe assorbito in un'app, in uno smartphone, tutti quanti gli strumenti che attualmente magari possono essere declinati anche su carta. Pensiamo alla carta di credito, pensiamo alla carta di identità, si parla della carta di identità elettronica, alla tessera sanitaria, sostanzialmente una piattaforma per erogare tutti quei benefici sociali che noi abbiamo ritenuto essere consolidati, quantomeno dalla carta costituzionale in poi, dato per assodato, mentre in realtà con la transizione digitale si avrà esclusivamente attraverso uno strumento, ovviamente senza il quale si diventerà tribale degli esclusi, si diventerà fondamentalmente dei non aventi diritto, di spogliati di identità. La moneta digitale è un altro passaggio fondamentale. È un altro passaggio fondamentale per pensare che un primo processo di affiancamento seguito da una vera e propria sostituzione potrebbe portarci a dire esattamente quanto avviene in Cina con il sistema di credito sociale, quindi spariti i contanti semplicemente con un click piuttosto che un aggiraggio o anche se vogliamo un blackout. Maurizio, scusami, se mi senti, vogliamo fare un attimo un refresh della pagina perché hai l'immagine frizzata, così ti dovremmo vedere meglio. Dacci un attimo e ci ricolleghiamo subito, ok? Vediamo. Bello Windows, eh? Oh. Ma siamo seri? Se io faccio...
sento? Puoi sentire? Sì. Allora, adesso prendiamo l'immagine. Dicono che preferisco che non metti l'immagine che stiamo avanti perché abbiamo problemi di connessione, quindi comunque ci vediamo molto male, meglio che continui solo il discorso, diciamo così. Vai in cura. Ok, benissimo. Comunque per sentire mi sento giusto? Sì. Sì. Benissimo, allora, ne parlavamo prima, è stata citata l'Ucraina. In Ucraina già esiste un processo di identità digitale lanciato nel 2020, adesso porto degli esempi per far capire dove ci sta comportando. In Ucraina si chiama DIA, tradotto significa azione, la super app, la super applicazione che né più né meno richiama una sorta di impalcatore panoptico, una sorta di impasto super rafforzato. 50 azioni tutti in uno smartphone, quindi codice fiscale, carta d'identità, passaporto biometrico, impronta digitale, testa dello studente, patente di guida, carta di circolazione, polizza assicurativa, documenti fiscali, rimborsi a dati, insomma tutto e di più in applicazione. Lo stesso già sta avvenendo in Cina, dove funziona AR, esattamente questo è il nome di una sorta di tessera anularia, pardon, ho detto Cina, ma volevo dire India, che in India viene utilizzata anche per servire il pasto ai cittadini meno ambienti. Si sono già verificati dei casi estremi, dei casi estremi che addirittura hanno portato alla morte di esseri umani, delle persone, semplicemente perché magari dei villaggi indiani più sperduti in quel momento, la connessione internet era a rilento piuttosto che magari il riconoscimento biometrico anche attraverso la lettura delle linee, un'andata a confine. Quindi a quel cittadino indiano la AR, l'identità digitale 2.0, non ha dato la possibilità di poter ricevere la cooperazione quotidiana di Cina. E poi siamo parlando della transizione digitale, non possiamo prescindere ovviamente dal concetto dati, più dati ma soprattutto più rete per più connessione. Tutto questo può avvenire con una banda più performante, è stata accennata prima, il 5G è fondamentale per questo cambio vocale. Senza il 5G non potrebbe accadere quello che in realtà i padroni universali, così come li chiamava il compianto Giulietto Chiesa, hanno partorito senza chiedere il permesso ai cittadini. Per attuare la transizione digitale, la rivoluzione della quarta rivoluzione industriale, c'è bisogno del 5G. Quindi più infrastruttura tecnologica significa più stazioni radiobase, più antenne, più elettrosmog, che stiamo parlando di inquinamento elettromagnetico. Ma sottolineiamo anche come lato scuro della transizione digitale, diciamo, le ripercussioni di carattere ambientale e sanitario che l'elettrosmog provoca, perché non dobbiamo dimenticarci che dal 2011 la IARC, l'Agenzia Internazionale per Ricerca sul Campo, classifica le radiofrequenze, campi elettromagnetici, onde non ionizzanti come possibili agenti cancerogeni. E così ci troviamo questa installazione forsennata di nuove antenne, addirittura quantificate poco pari circa in un milione da declinare su tutto il territorio nazionale, ma tutto non si vale. Parliamo di 98% del territorio nazionale per arrivare al 99% della popolazione italiana, quindi nessuno potrà uscire da questa nuova gabbia elettromagnetica. E ci sono già purtroppo i primi dati, i primi scontri. Sulla rivista scientifica internazionale di Review, quindi parliamo di revisione paritaria, il noto antropologo svedese Ardern ha pubblicato recentemente uno studio condotto su una coppia di anziani che prima dell'installazione di un'antenna 5G sul tetto della propria abitazione non avevano sintomatologie e soprattutto erano sani. Bene, a distanza di pochi mesi da questa installazione, oltre ad aver riscontrato sui loro organismi delle risposte multiorgano correlate all'esposizione ai campi elettromagnetici, sono stati costretti a trasferirli, a cambiare abitazione per colpa di questa emanazione di
cielo, anche in Italia, quindi con il lancio di satelliti in orbita, eccetto quello di Starlink, tutti, vale detto, verremo irradiati anche dall'alto, da sopra le nostre teste. Ovviamente l'appello che si fa è quello dei rischi sanitari, non soltanto nazionali, ma anche internazionali, non si può comprendere come l'OMS, come gli altri possano far finta di non vedere a cosa si sta esponendo la popolazione mondiale. Pensiamo ad esempio ai portatori di Pesperia, agli apparecchi elettromedicali, pensiamo ai malati cronici, alle donne incinte. La popolazione è fatta anche di soggetti sensibili ed è giusto che gli organismi sanitari debbano tutelare principalmente queste categorie più svantaggiate. E poi la transizione digitale andrà a ripercuotersi e toccare anche i cosiddetti nativi digitali, quindi le nuove generazioni, i nostri figli. Sempre in questi giorni si sta mettendo in piedi attraverso i bandi progettati per il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si sta mettendo in piedi la scuola 4.0. Qualcuno venuto dalla Silicon Valley ha pensato di sostituire pedagogi, insegnanti, docenti con informatici e tecnici, perché si sostiene a questo punto che non si possa pensare a una scuola priva non soltanto di LIM, di tablet, di TAD, ma soprattutto di un capovolgimento radicale che andrà a fondere la didattica in ambienti fisici con vere e proprie aule ibride. Il punto d'arrivo della scuola 4.0 è proprio questo. Si parla di realtà aumentata, si parla anche di robotica, si parla di intelligenza artificiale, addirittura delle previsioni indicano che entro il 2027 il corpo docente, dove ovviamente tutto il mondo scolastico dovesse essere immerso all'interno del metaverso, quindi con un visore ottico, un palmare atipico, per i docenti potrebbero essere sostituiti da degli altri. Tutto ciò sta né più né meno che a significare che la transizione digitale porterà inevitabilmente anche alla disoccupazione ecologica. Questo è un altro passaggio fondamentale per comprendere la trasformazione in atto. Lì dove la tecnologia è molto più avanzata rispetto all'Italia, diciamo all'Oriente, il Giappone, la Corea del Sud, la Cina stessa, la robotica spadroneggia alla velocità del 5G e l'automazione del ben 40% dell'intera forza lavoro, tanto che in Cina, ad esempio, ci sono delle dark factory, cioè delle fattorie, delle fabbriche senza operai in tutta la filiera. Un istituto svedese ha previsto che a pieno compimento della transizione digitale spariranno ben 800 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo. Dovremmo dire addio sostanzialmente a 30 figure professionali. L'istituto svedese è quello per la valutazione del mercato, del lavoro e la politica dell'istruzione. Ma anche noi in Italia abbiamo avuto una bisaglia che magari molti hanno sottovalutato. L'OCSE nel 2018 aveva detto che in Italia un posto di lavoro su due sarebbe stato sostituito da automatismo, robotica e intelligenza artificiale attraverso il processo di digitalizzazione. Per arrivare al punto di arrivo vero e proprio, quindi nella misura in cui avranno completamente circondato la nostra esistenza di device, di separati, nel momento in cui le nostre abitazioni saranno riconvertite in case robotiche, nel momento in cui magari la disoccupazione tecnologica ha preso il sopravvento, a quel punto il progetto potrebbe compiersi con la sostituzione del proprio antropologico con il transumanesimo. Già ci sono Sperobot, Quantum Dot, Maldas, neuroni artificiali, connessioni neurali. Ecco, la tecnologia oggi viene pensata ad essere inserita all'interno dell'organismo vivente. Prima Massimo Pascone ricordava i progetti Horizon, di Orizzonte, il massimo programma transnazionale di ricerca scientifica condotto dall'Università.
citato prima, che Elon Musk, essendo anche il titolo di Neuralink, a breve comincerà a sperimentare l'ingresso del microchip all'interno di un cervello umano, dopo averlo fatto su capi uomo equivalenti, perché il punto d'arrivo è esattamente questo, cioè la commissione neurale, la preoccupazione antropologica dell'essere umano. Quindi concludo l'intervento dicendo che sì, il titolo dell'incontro di oggi è azzeccatissimo, però non ti ha avanzato, ma bisognerebbe capire meglio quanto ci vorremmo confrontare, soprattutto se siamo disponibili ad accettare questa guerra così drastica, se vogliamo, la parte drammatica che ho sinteticamente citato. Se siamo disponibili a subirlo come soggetti inerti, se siamo disponibili noi, i nostri figli e le generazioni future, oppure magari se attraverso un processo democratico, partecipativo, di informazione libera e trasparente, che attraverso la circolarità dell'informazione stessa riesce a far comprendere a tutta l'opinione pubblica quello che sta accadendo. Quindi l'incontro di oggi dall'Università di Bologna credo che sia importante per accrescere la consapevolezza di ognuno e poi porsi la domanda se siamo disponibili o meno a renderci complici di questo progetto che non ha precedenti nella storia dell'umanità. Grazie mille Maurizio dell'intervento. Ora che siamo... Ora facciamo una decina di minuti di pausa, come detto prima 5-10, adesso vediamo. Comunque sì, proviamo a riprendere in orario alle 12:10 precise e buona pausa. Vi ricordiamo che c'è un fantastico buffet con anche roba da bere, se per la calda. Se non scappate tutti, dopo ci saranno altri due interventi, tre in realtà molto molto interessanti. Ok, io i 9 vengo qua e inizio a parlare, poi si sistema. Sì.
libri. Quanto do fastidio, tanto vi faccio impazzire. Scrivo, non scrivo, in piedi, seduto. Intanto grazie, siamo molto felici di essere qui, soprattutto perché vediamo i ragazzi di Bologna con cui ci conosciamo. E da lungo tempo abbiamo condiviso molte lotte insieme in questo anno. Vi preparo un attimo le foglie e i libri. Voi mettetevi pure comodi. Tra l'altro ci hanno detto che dobbiamo andare oltremodo veloce. Ce lo fai parlare? Il titolo del nostro intervento è Principi di tecnologia. Trovo le pagine. Dal titolo potrebbe sembrare il corso qualunque, nessuno me ne voglia, insomma, di un corso di informatica, di un corso di ingegneria, ma noi vogliamo trattare dei principi della tecnologia da un altro punto di vista, che è quello, diciamo, noi vorremmo spostare un ambito educazionale. Noi tutti siamo abituati a concepire la realtà in una certa maniera che, diciamo, tiene dentro gli aspetti soprattutto funzionalistici degli strumenti e tecnici degli strumenti, e questo, per l'amor di Dio, è molto importante. Anche noi a Firenze abbiamo, durante le nostre lezioni, trattato gli strumenti per quello che sono dal punto di vista dell'utilizzo, ma noi qui vorremmo spostare la faccenda da quelli che noi abbiamo chiamato principi, non materialistici, bensì spostarci dalla domanda dell'utilizzo, della produzione, cioè dalla domanda del come funziona qualcosa. E vedete bene che gli interventi di oggi più o meno vertevano tutti così. Quando si parla di strumenti, la prima cosa istintiva anche che viene è cercare di parlare di come funziona uno strumento, di come si utilizza. Ma noi vorremmo andare in un altro ambito, che è quello dell'esistenza dello strumento, della nascita dello strumento, e dunque per principi intendiamo un altro tipo di domanda, e la domanda è: che cosa è la tecnologia? E cercheremo di farlo in questo breve tempo a disposizione. Io, con l'ausilio di Platone, cercherò di parlare di questi principi, di inserirli dal punto di vista gnoseologico, cioè della conoscenza che abbiamo della realtà, perché come si fa, capite bene, a capire come utilizzare degli strumenti tecnologici se non conosciamo che cos'è la realtà, come è fatta nel suo complesso e che ruolo gioca la tecnologia all'interno di questa realtà. Io cercherò appunto di farlo con Platone, parlerò di principi di realtà. Filippo invece, con l'ausilio di Aristotele, cercherà di dare dei principi dal punto di vista politico, ma sempre preeminente, insomma, rispetto all'ambito dell'utilizzo, dall'ambito tecnico, e dunque cercherà di far vedere quali principi di utilizzo di queste tecnologie muovono all'interno delle nostre societas. È chiaro che l'abitudine inveterata a considerare gli strumenti dal punto di vista funzionale è difficile da scardinare, e infatti io avevo bisogno di, veramente perché c'è poco tempo, di un'immagine che fosse veramente autoevidente, quasi chiara, forte, netta, e credo forse di averla trovata, poi se c'è il dibattito me lo direte voi, nel dialogo La Repubblica, appunto, con Platone. Siamo al libro settimo, l'incipit del libro settimo, qui Socrate dialoga con Glaucone, fratello di Platone. Quello che si richiede all'uditorio in questo caso è uno sforzo immaginativo, nel senso, leggiamo le parole di Socrate, su questo verterà il mio intervento, e vediamo un po' dove porta la nostra immaginazione. C'è solo un prerequisito: qui, chi forse qualcuno di voi lo sa già, viene esposto il noto mito della caverna, noto sì, ma spesso letto superficialmente, ed è per questo che noi lo leggiamo. Il prerequisito è questo: la caverna è la grande figura,
è la grande immagine, è il grande mito con cui Socrate descrive appunto il ruolo della tecnologia, cioè di tutti gli enti prodotti artificiali all'interno della realtà, ed è quindi fa parte anche della tecnologia. Dentro una dimora sotterranea, a forma di caverna, con l'entrata aperta alla luce, è Socrate che parla, pensa di vedere degli uomini che vi stiano dentro fin da fanciulli, incatenati gambe e collo, sì da dover restare fermi e da poter vedere soltanto in avanti, incapaci, a causa della catena, di volgere attorno il loro capo. L'immagine della caverna e dunque della tecnologia comincia subito con un'immagine di prigionia. È autoevidente, non c'è veramente neanche bisogno che io lo commenti, ci sono dei prigionieri, stanno sul fondo di una caverna e sono incatenati. Ma andiamo avanti. Alta e lontana, brilli alle loro spalle la luce di un fuoco e pensa di vedere costruito un muricciolo come quegli schermi che i burattinai pongono davanti alle persone per mostrare al di sopra di essi i burattini. Vedo, risponde Glaucone, chiaramente stanno interagendo, è un dialogo. Immagina di vedere uomini che portano lungo il muricciolo oggetti di ogni sorta, sporgenti dal margine, e statue e altre figure di pietra e di legno in qualunque modo lavorate. E, com'è naturale, alcuni portatori parlano e altri tacciono. Il secondo elemento della visione della caverna e dunque di questa grande metafora della tecnologia ci fa vedere che l'umanità non è solo prigioniera, c'è anche un altro tipo di umanità che evidentemente ci sembra un pochino più libera perché non è incatenata e tuttavia alberga anch'essa all'interno della caverna. Questa umanità sta proiettando tramite degli oggetti artificiali, e dovete veramente immaginarlo, delle ombre con l'ausilio di un fuoco sul fondo della caverna. Strana immagine è la tua, disse Glaucone, e strani sono quei prigionieri. In effetti è strano anche per noi, ma ora capiremo perché alla fine dell'intervento. Somigliano a noi, risponde Socrate. Credi che tali persone possano vedere, anzitutto di sé e dei compagni, altro se non le ombre proiettate dal fuoco sulla parete della caverna che sta loro di fronte? E come possono, replicò Glaucone, se sono costretti a tenere immobile il capo per tutta la vita? Se quei prigionieri potessero conversare tra loro, non credi che penserebbero di chiamare oggetti reali le loro visioni delle ombre? Beh, per forza. Per tali persone, insomma, la verità non può essere altro che le ombre degli oggetti artificiali. Esamina ora come potrebbero sciogliersi dalle catene e guarire dalla loro incoscienza. Il terzo elemento che ci presenta questo mito, sulla tecnologia appunto, è lo stato di prigionia incosciente. Noi, è chiaro, siamo facilitati, siamo fuori dalla caverna, ci accorgiamo ipso facto che quelli sono incatenati, d'accordo? Ma per chi è incatenato dentro, in realtà quella è una prigionia incosciente, non esistono catene, non sono consapevoli di essere incatenati, non possono girarsi alle loro spalle, non vedono che qualcuno sta proiettando queste ombre sul fondo della caverna. Insomma, per loro, nella loro inconsapevolezza di prigionieri, la realtà sono quelle ombre evanescenti sul fondo della caverna. Questa è la grande immagine circa il ruolo della tecnologia che ci regala Socrate. E continua. Ammetti che capitasse loro naturalmente un caso come questo. Se uno fosse sciolto, costretto improvvisamente ad alzarsi, a girare finalmente attorno il capo, a camminare e a levare lo sguardo, che cosa credi che risponderebbe se gli si dicesse che prima vedeva vacuità prive di senso, cioè le ombre, ma che ora, essendo più vicino a ciò che è, può vedere meglio? Non credi che rimarrebbe dubbioso e giudicherebbe più vere le cose che vedeva prima, cioè le ombre? Qui Socrate ci dà veramente un elemento importante anche su questo concetto, che è la libertà, di cui spesso, anche per fare un po' mea culpa, in questi due anni ci siamo un po' riempiti la bocca in maniera troppo superficiale di questa parola, ma qui Socrate ci fa capire come per libertà si debba intendere veramente uno sforzo molto grande e non è qualcosa di che ci si può guadagnare in maniera immediata, ma chi è abituato alla prigionia è chiaro che anzi davanti alla libertà una volta fuori un prigioniero, beh, diciamo, potremmo essere tentati di pensare, beh, si sveglia, finalmente è libero, sveglia qualcun altro e scappa fuori dalla caverna. No, preferisce ancora la comodità della prigioniera, della sua prigionia
e considera ancora più reali le ombre che vedeva. Questo è il grande sforzo davanti alla libertà, una certa abitudine alla fuoriuscita. Infatti, se poi, continua Socrate, lo si trascinasse via di lì a forza, su per l'ascesa scabra ed erta, perché chiaramente la caverna è sotterranea rispetto all'esterno, alla luce del sole, portandolo fuori, non ne soffrirebbe e non si irriterebbe, e giunto alla luce del sole, essendo i suoi occhi abbagliati, non potrebbe vedere nemmeno una delle cose che ora sono dette vere. Non potrebbe, certo, almeno all'improvviso. Dovrebbe, credo, abituarvisi se vuole vedere il mondo superiore. L'elemento che Socrate ci dà qui è che la realtà non è composta solo di enti artificiali, cioè di oggetti prodotti dagli esseri umani, ma vi è un mondo superiore a quello degli oggetti artificiali, vi è un mondo chiaramente in senso metaforico fuori dalla caverna degli oggetti artificiali, fuori dagli schermi, mi verrebbe da dire, per renderla più attuale, ed è il mondo della natura. Quindi la realtà come minimo è connotabile in due essenze: uno è il mondo degli oggetti artificiali, l'altro è il mondo della natura, e questo è superiore e ce lo dice subito. Infatti ipotizza Socrate, il prigioniero una volta fuori, ricordandosi della sua prima dimora, cioè della caverna, e della sapienza che aveva colà, cioè la visione delle ombre e non della vera realtà, e di quei suoi compagni di prigionia, non credi che si sentirebbe felice del mutamento e proverebbe pietà per loro, quanto agli onori e agli elogi che si scambiavano allora e ai premi riservati a chi fosse più acuto nell'osservare le ombre che passavano? Credi che li ambirebbe ancora e che invidierebbe quelli che tra i prigionieri avessero onore e potenza? Oppure preferirebbe altrui per salario servir da contadino e patire di tutto, piuttosto che avere ancora quelle opinioni, cioè le ombre, a fosse della verità, e vivere ancora in quel mondo? Il mondo superiore è dunque acclarato. Nella filosofia di Platone i mondi non sono solamente due. Allora, guardate bene, la realtà è un unicum, d'accordo? Non c'è distinzione reale fra oggetto artificiale e naturale. Tuttavia c'è una distinzione ontologica: ciò che è artificiale non è naturale. Se noi facciamo venir meno questa distinzione, non concepiamo come il mondo naturale. Nella filosofia platonica, continuando il mito, in tutto il corpus platonico, vi è un altro livello ancora superiore della realtà, ve lo dico giusto per rendere il quadro completo, ed è il mondo che nella Vulgata è passato come iperuranico, cioè una parte della realtà che, ad esempio, nella filosofia di Aristotele viene chiamata metafisica, o il mondo dei cieli, o il mondo, insomma, degli enti immateriali, a completare il quadro della realtà. Vi è un mondo di enti immateriali, vi è un mondo naturale, quello della natura, e vi è il mondo dei nostri oggetti artificiali. Tutti insieme formano la realtà unica, ma nascono diversi. Un albero non nasce come nasce un oggetto. I rapporti fra questi mondi hanno animato il dibattito filosofico da Platone in poi, quello che si chiama, diciamo, nel nostro ambito, teoria della conoscenza, d'accordo? Come è fatto il mondo e come noi possiamo conoscerlo, fino ad arrivare alla scienza moderna e alla scienza contemporanea. Vi faccio nella filosofia platonica, ora non mi sto a dilungare, ma insomma i rapporti vengono chiamati con questi due nomi tecnici: una miesexis, cioè partecipazione, e l'altra mimesis, cioè copia, imitazione, ma non è questo il punto. Il punto è perché la natura è superiore al mondo degli artifici. Vi faccio un esempio laconico e autoevidente. Se io mi accingo a costruire un oggetto, poniamo il caso una scure, cioè un'ascia, io non costruisco l'oggetto ex nihilo, io non ho la capacità di creare dal nulla, ma devo prendere da un mondo che evidentemente, devo partecipare di un mondo che evidentemente è superiore al mondo dei miei oggetti, perché senza questo non li costruirei, ed è il mondo della natura. Per costruire l'ascia ho bisogno del legno, certo non me lo invento, lo prendo in natura, ho bisogno dei metalli, e ho bisogno anche della conoscenza delle leggi fisiche, perché altrimenti la mia ascia in piedi non ci sta e non è un'ascia, d'accordo? Questo si intende per vari gradi di superiorità. La realtà è così composta, e questo ce lo dice Platone. Ora ci siamo subito tutti accorti che il senso della realtà, la nostra educazione alla realtà, la conoscenza, non è questa di Platone. Il modo in cui noi concepiamo la realtà è diverso. Perché è diverso? Perché durante tutta la modernità, fino ad oggi, è cambiata la nostra teoria della conoscenza in più modi, fino ad arrivare a che cosa? Del mondo iperuranico, cioè delle essenze immateriali, e badate bene, se c'è qualcuno che studia scienze, fisica, io non sto intendendo qui per essenze immateriali i quanti, delle particelle semplicemente postulate, immateriali,
realismo scientifico per dimostrare una teoria. Io qui sto parlando di anime e di qualcosa anche di superiore. Questa è una parte del mondo che oggi noi, da tutta la modernità fino ad oggi, abbiamo sistematicamente omesso fino anche a negarla. Cioè, per la scienza moderna, esiste solo la sfera materialistica, non vi è una sfera immateriale. E dunque la realtà, qual è il punto della nostra realtà oggi? È ridotta. Noi abbiamo una concezione della realtà piccola, ridotta. E Filippo ci parlerà anche dei pericoli della riduzione. È ridotta. E inoltre, e questo è quello che ci interessa in questa sede, qual è il rapporto fra oggetti artificiali e la natura? In tutta la modernità, programmaticamente, dal 1600 ad oggi, cioè dagli albori della rivoluzione scientifica, tutti i padri della modernità che hanno dato vita alla scienza moderna, l'intento era quello di eliminare la differenza ontologica tra ciò che è artificiale e ciò che è naturale. La risultante è un mondo più ristretto, perché non vi è un iperuranio, non vi è una metafisica, e una caverna, per usare il mito socratico, che si espande tanto quanto è grande la natura. Questa è la prigione che stiamo costruendo. Leggo giusto per corroborare da Paolo Rossi la rivoluzione scientifica, l'intento dei moderni, che poi ha dato vita, ha fondato la nostra nuova educazione della realtà. Per Gassendi, dovreste conoscervi, che sono veramente pensatori e scienziati importanti, come per Bacone, tra gli oggetti naturali e quelli artificiali non si dà distinzione alcuna di essenza. Ed ecco l'errore. D'accordo? Io credo di poter trasmettere un video ed è come stare in presenza, ma certo che no. C'è una grande differenza fra parlare in presenza a un pubblico e fare una videochiamata, d'accordo? E se noi non ci rendiamo conto di questa differenza ontologica, non capiamo. Il fulmine, ma insomma continua Bacone, è stato di fatto imitato nell'età moderna. L'arte non è la scimmia della natura, non è più in ginocchio davanti alla natura, come voleva la tradizione antica, per l'appunto. Cartesio insiste con energia, non si dà alcuna differenza tra le macchine che costruiscono gli artigiani e i diversi corpi che la natura compone. Avete capito qual è il problema? Continuo. Keplero, padre della rivoluzione astronomica. Un tempo credevo che la causa motrice dei pianeti fosse un'anima. Lo scopo che invece qui mi propongo è di affermare che la macchina dell'universo non è simile a un divino essere animato, ma è simile a un orologio. Hobbes, padre della politica moderna, dice che cos'è il cuore se non una molla, i nervi se non molte corde, cioè non c'è nessuna differenza tra una corda e un nervo, secondo Thomas Hobbes, e le articolazioni se non molte ruote. Robert Boyle, ancora fisici, l'universo, diceva, è una grande macchina semovente. Auguri. Robert Hooke, qui c'è attenzione perché siamo nel 1006, ma c'è già un principio di transumanesimo ante litteram. Dice Robert Hooke, la prima cosa da fare riguardo ai sensi è un tentativo di supplire alla loro infermità con strumenti, cioè di aggiungere organi artificiali a quelli naturali. Qui addirittura non solo non c'è differenza, ma il nostro artificio può essere addirittura migliore di quello del mondo della natura. Capite bene che con una concezione della natura di questo tipo non si può andare molto avanti, e questa è di fatto quella che abbiamo. Concludo, perché il tempo a mia disposizione è finito, e però vi lascio con una domanda, come sono soliti fare i filosofi, quelli bravi, non sono bravo ma ci provo, e non con un'affermazione. Soffermatevi alla luce del mito socratico a pensare a tutte le tecnologie che abbiamo a disposizione oggi e che entrano tutte insieme connesse in quel crogiuolo che alle amministrazioni comunali piace chiamare smart city, perché voglio dire, a un sindaco la prospettiva di essere intelligente non è che dispiace, no? Voglio dire. Quindi le tecnologie a nostra disposizione sono videocamere, riconoscimento facciale, riconoscimento vocale, smartphone, tablet, ce l'abbiamo tutti, smartwatch, ma anche occhiali e vestiti smart, cioè smart glasses, smart clothes, sensori vari, radar, lidar, Internet of Things, cioè la connessione fra tutte queste tecnologie, big data, una grandissima mole di informazioni, connessioni internet, antenne 5G, satelliti, droni, robot multiforma, identità digitali, portafogli digitali, auto a guida autonoma, analisi predittive, server, computer, intelligenze artificiali di ogni tipo, mass media, social network, nanotecnologie, qui apriamo il vaso di Pandora, esoscheletri, eccetera, eccetera, eccetera. La domanda che vi faccio è:
Considerate queste tecnologie che noi abbiamo oggi a disposizione, che tipo di caverna creiamo con queste? A che tipo di ombre stiamo cedendo? Che tipo di ombre stiamo proiettando? E che tipo di prigionieri stiamo educando? Naturalmente in 10-12 minuti non possiamo passare in rassegna tutti i tipi di società politica. Dunque mi soffermerò su qual è il rischio, mi avviso, che accomuna ogni tipo di società politica, ed è quello di degenerare in una piramide. Nel farlo prenderò come riferimento la Politica di Aristotele, nel quale la piramide è classificata come una costituzione politica. Per comprenderci, la costituzione politica è ciò che dà ordine a una comunità politica. È l'ordinamento di una società, o se preferite, è il suo regime politico. Naturalmente ci sono tanti tipi di costituzione. C'è il regno, la tirannide appunto, la democrazia, l'oligarchia, l'aristocrazia e così via. Ma la tirannide si distingue per due caratteristiche. La prima è che è la forma peggiore di costituzione e la seconda è che tutti gli altri tipi di costituzione politica possono degenerare in una tirannide e lo fanno quando seguono i tre principi fondamentali della tirannide di cui parlerò in questo breve intervento. Ora, per ogni principio Aristotele elenca una serie di casi, sempre per ragioni di tempo io di questi casi darò solamente alcuni esempi, a mio avviso evidenti nella società contemporanea, ma invito davvero tutti voi a rifletterci ed eventualmente a individuarne anche altri. Dunque, il primo principio della tirannide è il seguente, che i sudditi, che i cittadini, si trovino nell'impossibilità di agire. Nessuno infatti mette mano a imprese impossibili, di conseguenza nemmeno prova a rovesciare la tirannide se non ve n'è la possibilità. Il primo principio della tirannide. Tra i vari casi che Aristotele elenca, anche rendere poveri i sudditi è tipico del tiranno, affinché non solo essi non possano mantenere una guardia, ma anche siano troppo presi dalle incombenze quotidiane per tramare contro di lui. I cittadini, noi oggi, siamo occupati dalla necessità del lavoro e del guadagno e dall'intrattenimento. Pensate che intrattenere i cittadini significa tenerli costantemente occupati, trattenerli, è una catena. Nelle tirannidi antiche, le opere artistico-religiose, la musica, il teatro, assolvevano a questo scopo. Oggi i media e i dispositivi digitali portatili hanno consentito una vastità di contenuti dal punto di vista quantitativo, spaziale, temporale, senza pari nella storia. Film, serie TV, programmi, reality show, spettacolo, musica, senza fare riferimenti a Spotify, Amazon e così via. Contenuti per tutti, dagli adulti ai bambini, dagli intellettuali agli operai. Con il risultato che oggi siamo tutti alle prese con le incombenze quotidiane, la necessità di mangiare attraverso il lavoro, che il tiranno tende infatti a massimizzare, a rendere sempre più impegnative. E quando si ha tempo libero siamo tutti intrattenuti dall'arte e dallo spettacolo. Anche qui poi gli esempi se ne potrebbero fare tanti, anche solamente a partire dalla quantità eccessiva dei contenuti, nell'accademia, ad esempio, per chi ci ha studiato o chi ci ha lavorato, nella disponibilità di beni e servizi e così via. Un altro caso, preoccuparsi che coloro che abitano in città, nella comunità politica, siano sempre sott'occhio e indugino presso le porte del palazzo. Così, infatti, non sfuggirà mai ciò che fanno e prenderanno l'abitudine di volare basso, rimanendo sempre schiavi. Tutti i dispositivi tecnologici sensoriali, come le telecamere, oggi a riconoscimento facciale, i droni, i satelliti, sono tutti
i dispositivi che ci sorvegliano. E le porte del palazzo oggi sono anche le città, intese proprio Bologna, Firenze, dove ogni nostro movimento è controllato. Ed è proprio la consapevolezza che a ogni via, a ogni strada ci sia un dispositivo tecnologico sensoriale a controllarci. Questa consapevolezza ci sta abituando e ci abituerà sempre di più a volare bassi, rimanendo sempre schiavi. Ma questo è perché siamo consapevoli di essere osservati. Tuttavia, non è l'unico modo di sorveglianza. Infatti, oltre a un sistema di sorveglianza esplicita, potremmo definirlo, in cui siamo consapevoli di essere sorvegliati, esistono anche sistemi di sorveglianza implicita, in cui non sappiamo di essere visti. Ad esempio, cercare poi di non farsi sfuggire ciò che a uno qualunque dei sudditi capiti di dire o di fare. Ieri si usavano le spie, oggi i telefoni. Alcuni stimano che su 60 milioni di italiani ci siano quasi 80 milioni di smartphone. Aggiungeteci le smart TV, le auto guida autonoma, i tablet, i PC anche. Il punto è che sono tutti dispositivi che filmano, che registrano e soprattutto che raccolgono dati. Vi invito infatti a riflettere su cosa siano i big data e proprio a questa frase di Aristotele. E subito dopo, ma dotarsi di spie, come a Siracusa le cosiddette delatrici e gli ascoltatori che Gerone, un tiranno, inviava ovunque vi fosse un ritrovo, una riunione. Li inviava e coloro che facevano la riunione non dovevano sapere ovviamente della presenza di spie. Questo perché erano meno franchi nel parlare, infatti, se temevano gente di tarrisma e nel caso parlassero apertamente, la cosa sfuggiva a misura minore. Anche qui gli esempi sono davvero tanti. Ad esempio, oggi siamo più intimi con i motori di ricerca che con i nostri affetti, soprattutto se crediamo che le nostre informazioni siano tutelate da qualche normativa di privacy. Noi ad essi gli confidiamo le nostre paure, i nostri dubbi, le nostre domande, le nostre opinioni, i nostri gusti, i nostri segreti, ma lo facciamo perché non pensiamo di essere visti, non pensiamo che ci siano gli ascoltatori di Gerone quando interagiamo con questi strumenti. Ma non è così. Difatti, oggi è sufficiente la presenza di questi dispositivi per trasformare qualsiasi luogo privato, come una casa, in un luogo pubblico. Il secondo principio è quello della sfiducia e dell'allontanamento reciproco. Che i cittadini diffidino gli uni degli altri. Infatti la tirannide non cadrà prima che si siano instaurati rapporti di reciproca fiducia. Ad esempio, non consentire mense comuni, né associazioni politiche, né educazione né altro del genere, ma fare attenzione a ciò da cui di solito scaturiscono due cose, animo elevato e fiducia. Non permettere le associazioni culturali e altre riunioni con scopi analoghi. Un simile sistema di controllo, così capillare, così esteso, facilita davvero il tiranno a impedire questi ritrovi ogni volta che lo ritenga necessario. E io credo che Covid-19, gli anni dei lockdown e gli anni dei Green Pass abbiano ampiamente dimostrato l'efficacia di questi strumenti. Tornelli, QR code, ma anche telecamera a riconoscimento facciale, droni, nel futuro prossimo le auto a guida autonoma. Inoltre, fare di tutto perché tutti siano quanto più è possibile estranei gli uni agli altri. Infatti, il conoscersi aumenta la reciproca fiducia. Anche qui io credo che la società contemporanea trabocchi di esempi. Pensate alla produzione di beni e servizi. Se già la differenza tra la spesa al supermercato e le compere nelle botteghe di quartiere credo che sia evidente in termini di conoscenza e fiducia reciproca tra i membri di una medesima comunità, pensate quanto questo scarto aumenti nel momento in cui non ci relazioniamo più con una persona, forse anche un intermediario o una cassiera, ma direttamente con uno schermo, e addirittura oggi lo facciamo da casa. Lo stesso ragionamento vale anche per la telemedicina,
per la scuola digitale, in generale per la comunicazione attraverso gli schermi. Un ultimo caso di questo principio, così anche calunniare gli uni presso gli altri e alzare gli amici contro gli amici e il popolo contro i notabili e i ricchi fra di loro. Anche qua il linguaggio politico moderno si fonda sulla derisione, sulla calunnia dell'altro, e gli strumenti di informazione di massa massimizzano questo principio. Negli ultimi anni, Novax, covidioti, complottisti, pecoroni, filorussi, filonato, populisti, radical chic e così via. Ma che sia informazione mainstream o controinformazione, il risultato non cambia, perché utilizzano degli strumenti che per origine, per complessità e per struttura non sono neutrali, neanche tecnicamente. Ed è proprio uno degli scopi di questi strumenti, è proprio quello di dividere gli uni dagli altri. Possiamo leccare l'ultimo. Infine, il terzo principio, che forse è quello più caratteristico della tirannide, è che i sudditi abbiano un animo piccolo. Chi ha orizzonti ristretti, infatti, non tramerà contro nessuno. Qua penso che gli esempi molti di voi li avranno già in mente. Io leggo direttamente Aristotele. Tagliare le gambe a chi spicca e togliere di mezzo coloro che hanno un animo elevato. Oppure c'è anche la figura dell'adulatore, che è tenuto in pregio presso le tirannidi. Presso i tiranni sono coloro che li frequentano con atteggiamento umile, il che è mestiere dell'adulazione. Per questa ragione la tirannide è amica degli abbietti. Infatti i tiranni godono di essere adulati. Pensate al Covid e alla guerra, si dà spazio esclusivamente a chi la pensa come regime, e pensate soprattutto anche davvero all'adulazione presente nei salotti televisivi, non solo. Infine, è anche tipico del tiranno non amare l'uomo nobile e libero. Il tiranno, infatti, stima di essere lui l'unico uomo di tal fatta, e chi fieramente gli tiene testa e agisce da uomo libero nega la supremazia e il carattere dispotico della tirannide. I tiranni detestano dunque uomini così, considerandoli alla stregua di sovvertitori del loro potere. Questi dunque sono i tre principi fondamentali della tirannide. Ma in conclusione Aristotele ci avverte che non sempre questi principi sono immediatamente visibili, già che esiste anche una tirannide implicita che nasconde questi principi attraverso l'inganno. Un esempio, il primo principio, l'impossibilità d'agire, può essere ribaltato attraverso il ribaltamento, attraverso il progresso. Non avrai nulla e sarai felice, il motto del World Economic Forum. E la prima citazione che ho fatto è proprio quella di rendere poveri i sudditi. Pensatela in termini di proprietà più che di ricchezza. Oggi i pannelli solari e l'autoguida autonoma sono progresso rispetto alla legna al cavallo. Il cibo sintetico di laboratorio è progresso rispetto all'allevamento all'orto familiare. Lo smartphone è progresso rispetto alla comunicazione dal vivo. Con il risultato che, in virtù del progresso, non abbiamo più nulla di nostro. Né cibo, né acqua, né energia, né intimità, né libertà. Con il risultato che siamo in una condizione di impossibilità d'agire, come voleva il tiranno. Il secondo principio, la sfiducia e l'allontanamento reciproco. Inclusione, connessione e condivisione. Utilizzare questi strumenti, in verità, ci illude, perché ci ha privato della reale conoscenza degli altri e della reale conoscenza delle esperienze del mondo e della relativa condivisione, illudendoci che l'interazione attraverso gli schermi possa far sì che l'interazione tra persone vive, senza un filtro non vivo, possa rimanere invariata o addirittura essere migliorata. E infine, concludo, il terzo principio, quello della riduzione dell'animo dei cittadini, può essere ribaltato attraverso il transumanesimo. Il tiranno, anziché ammettere che sta riducendo gli animi dei cittadini a delle macchine, finge di elevarli attraverso un salto di specie, da Homo sapiens a Homo Deus, come dice Harari. Sì,
Grazie mille ai fiorentini. Adesso è il turno dell'ultimo, ma non per importanza, l'ultimo oratore di oggi, Enrico Nardelli, professore ordinario di informatica all'Università di Roma Tor Vergata, presidente dell'Associazione Informatics Europe, che raggruppa i dipartimenti di informatica di varie università europee, coordinatore del progetto Programma il Futuro, che ha come scopo favorire l'introduzione dell'insegnamento dell'informatica nelle scuole, progetto vincitore di diversi premi. Cura un blog chiamato Link and Think, insieme a Isabella Corradini. Il motivo per cui siamo entrati in contatto con il professore è perché è stato tra i pochi valorosi professori che sottoscrissero l'appello dei docenti universitari italiani contro la natura discriminatoria del Green Pass. Nel suo intervento ci parlerà della variazione dei rapporti di potere dovuta alla digitalizzazione e al tema dell'alfabetizzazione digitale, due aspetti che approfondisce bene nel suo ultimo libro, intitolato La rivoluzione informatica, conoscenza, consapevolezza e potere nella società digitale. Libro che poi potrete anche acquistare, se volete, uscendo dall'aula sul banchetto vicino all'entrata. E costerà 18 euro scontato invece che il prezzo pieno. Prego, Enrico, quando vuoi. Sì. Te lo appoggio. Fai da seduto o da in piedi? No, sì. Ok. Ah, ci sta già. Sì. No, non ho gli occhi dietro la schiena. Ok. Mi sentite bene? No, un po' più vicino? Ok. Grazie mille, grazie a questi magnifici ragazzi che mi hanno invitato e hanno creato questa occasione di incontro e grazie a voi che siete qua, nonostante insomma sia un sabato e magari potreste stare a fare cose più divertenti che sentire così una lezione che spero non sia noiosa e sarà una mini lezione perché insomma il tempo stringe. E quindi, come c'è scritto là, io dirò due o tre cose per guidarvi, insomma se volete studiare un po' c'è il libro e c'è tantissimo materiale a partire dalla bibliografia del mio libro su cui potete approfondire. Io parlerò per chi non sa niente di informatica, quindi diciamo se voi siete laureati in informatica, ingegneria informatica, diciamo potete alzarvi e andarvene perché insomma non dico molto, ma per tutti gli altri spero di dare qualche elemento importante. Utile. Allora, la trasformazione digitale è la parola d'ordine, sta nel PNRR, no? Ce l'hanno parlato nella mattina. Sostanzialmente cosa vuol dire? Vuol dire che stanno convergendo il mondo fisico e il mondo digitale. Nel mondo fisico ci sono le macchine industriali, nel mondo digitale ci sono i sistemi informatici e diciamo i relatori che mi hanno preceduto hanno già sottolineato alcuni problemi di questa integrazione tra mondo fisico e mondo digitale. Quindi non mi ripeterò, però dobbiamo governarla questa cosa qua, diciamo. Il progresso non si riesce a fermare, anche se ci sono delle comunità nel mondo che sono tornate a stili di vita che sono molto antichi. Oggettivamente diciamo, la tecnologia ci aiuta. Per esempio quelli che ci stanno seguendo in streaming possono partecipare a qualche cosa che non avrebbero potuto fare. Qualunque tecnologia ci aiuta, il problema è tenerla sotto controllo e per tenerla sotto controllo bisogna conoscerla. Questo diciamo, non ci sono pasti gratis, bisogna conoscerla, vuol dire bisogna studiare, non puoi come dire, chiederla a qualcuno. Sì, puoi anche chiederla, però poi ci devi riflettere, ok? Allora, primo fatto, che cos'è digitale? Allora, digitale vuol dire rappresentare un valore mediante un segno che lo indica in modo diretto. Okay? Quando io ero giovane, diciamo, cominciarono a diffondersi gli orologi digitali e tutti i ragazzi li volevano, perché fino a quel momento c'erano solo gli orologi analogici che rappresentavano l'ora con la posizione delle lancette. Okay? Digitale vuol dire rappresentare qualche cosa con un segno che indica direttamente il valore e non è una cosa moderna. I babilonesi calcolavano le orbite delle comete e facevano i conti con una rappresentazione digitale. Che cos'è che è moderno nell'uso del termine digitale? È che digitale determina, indica qualunque tecnologia basata su un computer. Okay? Quindi ciò che c'è davvero di importante da capire nel termine digitale è la sua elaborazione che avviene attraverso un computer. Salto quest'ultimo commento perché non abbiamo tempo. E l'elaborazione, diciamo, dei dati digitali viene fatta sulla base dei principi di una scienza che si chiama informatica, che è spesso indistinguibile nel parlare comune dalla tecnologia informatica.
Ok? La tecnologia informatica è quella che realizza i dispositivi, le stampanti, le reti. L'informatica è la scienza, insomma, questa cosa qua ce l'avete ben chiara. L'ingegneria costruisce palazzi sulla base di leggi fisiche che i fisici hanno studiato sulla base della matematica. Nell'informatica tutto questo è compresso in un'unica parola e quindi dobbiamo fare attenzione. Allora, io qui ho scritto quella che è la mia definizione di informatica e non ne parlate con altri informatici semplicemente perché diranno no, è sbagliata, ce n'è una diversa, ma questo, diciamo, capita a chi fa scienza, capita anche ai matematici, ai biologi, ai fisici. Non è importante però alla fine la definizione, è importante quello che si fa. E io ho scelto questa per far capire a un pubblico non tecnico. Scusate, mi tengo l'orologio, se no non riesco a capire a che punto sto. Per far capire a un pubblico un tecnico che cosa fa l'informatica, perché poi con l'informatica si realizzano i sistemi digitali e quindi la digitalizzazione, per comprenderla nella sua essenza, dobbiamo comprendere l'informatica. Allora, lì ci sono tre parole: elaborazione automatica di rappresentazioni. Elaborazione è uno dei termini importanti, il primo che discuto, e vuol dire che c'è un qualcuno a cui in questa, diciamo, diapositiva ho dato il nome di agente, non è un agente di polizia, è uno che agisce, un esecutore, che fa qualche cosa, trasforma qualche cosa in un tempo finito e deve essere in grado di farlo realmente, non può esprimere un desiderio, non può fare qualche cosa di irrealizzabile. Quindi un agente trasforma qualche cosa, è una trasformazione che deve poter essere attuata in un tempo finito. Come in tutte le definizioni, dovete aspettare di arrivare alla fine per poterla capire, no? I singoli pezzi non sono indipendentemente comprensibili. Togliamo questo. Questa elaborazione avviene in modo automatico, ok? Automatico, l'esempio che faccio ai bambini, che lo capiscono molto bene, insomma, adesso un po' meno perché gli orologi sono elettronici, ma un tempo al bambino gli facevi vedere un orologio aperto, lui vedeva tutte, diciamo, le rotelline che giravano e capiva che, diciamo, quella era una cosa meccanica in cui non c'era niente da decidere, d'accordo? Questa elaborazione che avviene nell'informatica è meccanica ed è un'elaborazione di rappresentazioni, e io qui ho scelto il termine rappresentazioni esplicitamente al posto del più usuale dati o informazioni, perché sono tre termini che indicano cose lievemente diverse. In particolare il termine dato convoglia con sé l'idea che sia qualcosa di oggettivo. Il dato non è oggettivo, il dato è una costruzione che noi facciamo a partire dalla realtà. I due filosofi che mi hanno preceduto hanno parlato della differenza tra realtà e apparenze, e io ho una realtà, non so, quest'aula, e la posso descrivere con molti dati, e i dati che scelgo per descriverli determinano poi delle successive conseguenze, ma l'unica cosa che c'è davvero è l'aula in quanto tale, la natura, come si diceva prima. Quindi l'informatica è elaborazione automatica di rappresentazioni. Le rappresentazioni sono dei segni che in sé non hanno un qualche significato, ok? Noi questo ce lo dimentichiamo perché viviamo immersi in un mondo che ha significato da tantissimo tempo. I segni sono simboli, diciamo, i semiotici, quelli che studiano il significato, dicono, usano questa definizione. I segni sono simboli, cioè rimandano a qualche altra cosa, ma questo rimando non è preesistente, non è un fatto di natura. Questo rimando non è una cosa che esiste come il sole che si alza ogni mattina e gira, diciamo, gira nel cielo, siamo noi che giriamo intorno al sole come pianeta. Quindi non è il significato dei simboli, dei segni, non è intrinseco. Ok? Da una parte ci sono gli oggetti in quanto tale, qui c'è la figura di un cavallo perché non ci potevo mettere un cavallo vero, quindi c'è il cavallo. A destra abbiamo le rappresentazioni di questo cavallo, io ne ho scritte tre: horse, cheval e cavallo. Sono tre rappresentazioni che si riferiscono allo stesso oggetto soltanto nell'ambito di una comunità che, per tradizioni, per consuetudine, condivide questa interpretazione, ok? Ed è quindi la presenza di questo interprete, di questo osservatore, noi esseri umani, all'interno di una comunità. Se io, diciamo, non so il francese e vado dai francesi e parlo in italiano,
io dico cavallo e loro non capiscono, quindi non, per loro ciò che io sto dicendo o quella stringa, quella parola che io sto scrivendo non ha alcun significato. Questa cosa qua è il punto critico, perché nell'informatica i calcolatori elaborano queste rappresentazioni che per noi hanno un segno, ma per loro non hanno alcun significato, e neanche le cose che i calcolatori fanno per elaborare queste rappresentazioni hanno un significato. Questo è il tema centrale del mio libro, in cui io, diciamo, vado poi anche in profondità per provare a spiegare i vari aspetti di questa disciplina. I sistemi informatici, cioè i calcolatori con un programma, seguono una serie di istruzioni che per loro non hanno significato. Quando io dico un bambino sali le scale, il bambino ha consapevolezza di cosa vuol dire salire le scale. Per un calcolatore, per un, diciamo, non so se avete visto questi filmati dei robot che salgono le scale da soli, loro non hanno consapevolezza di dell'azione di salire le scale. Stanno eseguendo delle istruzioni e fanno delle cose a cui non sanno dare un significato. Okay? Tutto questo avviene appunto in modo meccanico, cioè inconsapevole, senza libero arbitrio, senza coscienza di ciò che sta accadendo. Ma questa cosa per noi è difficilissima da capire, perché noi vediamo da esseri umani invece il significato in ogni cosa. No? Questo, diciamo, è una cosa che i poeti hanno scritto tante volte: guardiamo in cielo, vediamo le nuvole, immaginiamo mondi. Noi vediamo significato, le macchine no, le macchine hanno significato, ma quello che loro fanno ha significato per noi. Avete sentito parlare tutti, immagino, in questi giorni di ChatGPT, no? Gli chiedete delle cose e questa, diciamo, questa macchina vi risponde e sembra che sappia le cose. La macchina non sa niente, è un gigantesco meccanismo, un gigantesco macinatore di stringhe che ha prodotto delle cose che assomigliano tremendamente a cose che noi sappiamo. La macchina non le sa, in molti casi, dipende dai contesti, sono cose anche sbagliate, per cui sì, diciamo, è un avanzamento tecnologicamente interessante, non lo voglio adesso discutere, però il problema è in noi che diamo significato a ciò che quella macchina ha fatto e sta facendo. Okay. Io per questo le ho chiamate macchine cognitive. Attenzione, il termine non mi piace, ma è il più vicino, non è completo, perché evoca dentro di noi il significato della cognizione. Cioè, se io parlo di macchina cognitiva, questo dentro di voi evoca il significato di noi come esseri umani che conosciamo e sappiamo qualcosa. La macchina non ha la consapevolezza di sapere qualche cosa, per questo il termine è parzialmente sbagliato, però, come dire, ho voluto indicare il fatto che trasformando queste rappresentazioni si può generare, tra virgolette, nuova conoscenza. Se io, elaborando una rappresentazione della cartina, della carta d'Italia, calcolo il percorso più rapido a piedi tra Roma e Milano, ho prodotto una conoscenza che prima non c'era. Ok, allora se lo faccio io è mia conoscenza, se lo fa la macchina io la interpreto come conoscenza, per questo quella la chiamo una macchina cognitiva, ma la macchina non ha idea di ciò che ha fatto. Ok, questo è il problema fondamentale. Adesso io salto i concetti fondamentali che secondo me dovrebbero far parte del bagaglio culturale di ogni persona che vuole capire la trasformazione digitale, ciò che sta accadendo, la digitalizzazione. Ne parlo in dettaglio nel libro. Qui, diciamo, ripeto il punto fondamentale, che se noi vogliamo capire la digitalizzazione dobbiamo capire l'informatica, così come per capire il mondo industriale studiamo, oltre alla matematica, fisica, chimica e biologia. Ok? Ricordate, diciamo, non c'eravamo, ma quando le macchine sono arrivate in civiltà primitive, quando, non so, i Pellerossa d'America hanno visto il treno, diciamo, non riuscivano a dare un'interpretazione, no? Lo chiamavano il cavallo d'acciaio, perché per loro ciò che si muoveva da solo era un cavallo, quello era un cavallo fatto d'acciaio.
nessuno di noi che ha studiato fisica pensa che quello sia un cavallo d'acciaio, sa che insomma ci sono c'è fisica e chimica in atto dentro diciamo in quei dispositivi. Ricordate il famoso episodio dei Promessi Sposi, dove il Manzoni descrive la peste, il Renzo che si trova diciamo impicciato con quelli che gli dicono dagli all'untore. Siccome noi studiamo la biologia, sappiamo che insomma non è quello il motivo delle malattie, ci sono i microbi, insegniamo ai bambini a lavarsi le mani, eccetera, eccetera. Queste sono conquiste scientifiche. Ora, nel mondo digitale che sta qua, è arrivato molto più rapidamente di ogni altra trasformazione sociale, la scienza che è alla base è l'informatica, e noi dei principi li dobbiamo sapere, e il più importante è questo della elaborazione automatica di rappresentazione, che produce un risultato cognitivo che è tale per la nostra interpretazione, ma di cui la macchina non sa niente. Quindi se da questa giornata vi rimane solo questo concetto, diciamo almeno in parte il mio obiettivo l'ho ottenuto. Allora, io nel libro descrivo questa, ho chiamato il libro La rivoluzione informatica, perché questa secondo me è una rivoluzione nei rapporti di potere. Oggi il discorso del potere rappresenta un po' tutti gli interventi, d'altro canto c'è dovunque, anche nella coppia più affiatata ci possono essere dei conflitti di potere, perché uno vuole fare una cosa, uno vuole un'altra, e poi bisogna trovare il modo di mediare. Quindi che ci siano i conflitti di potere è un fatto della vita. Diciamo che nella società umana, diversamente dalla società animale, dovremmo non risolverli sbranandoci, come diciamo fanno gli animali, dovremmo risolverli col ragionamento. Ma è chiaro che c'è sempre qualcuno, no, che è più forte e che tenta di usare tutte le armi a sua disposizione per farlo. Questo, di nuovo, questo è normale, naturale, insomma il leone usa la sua forza per cacciare la gazzella, poi magari la gazzella sfugge. E nel mondo chi può usa la tecnologia per governare e prevaricare gli altri, per affermare il suo punto di vista. Ripeto, diciamo, non c'è niente di cui sconvolgerci, no, di questo. Dobbiamo però capire, perché come dire, siccome spesso ci può capitare che noi siamo dalla parte debole, no, dalla parte del, diciamo, non abbiamo il manico del coltello in mano, dobbiamo capire queste cose. Allora, questa rivoluzione dei rapporti di potere determinata dall'informatica, dal mio punto di vista, è la terza rivoluzione nei rapporti di potere. La prima è stata la stampa. L'invenzione della stampa a caratteri mobili, perché prima di quella, se tu volevi sapere qualche cosa, dovevi andare dove c'era il maestro. Okay? Le università, no, di cui Bologna è la più antica al mondo, nascono per questo. Diciamo, gli studenti andavano a sentire il maestro. Okay? Con il libro, la stampa a caratteri mobili, l'autorità non ha più potere, perché tu stampi il libro e lo diffondi. E vi ricordate che cosa fa la Chiesa Cattolica, che diciamo era un'istituzione che sapeva come gestire il potere in risposta alla stampa a caratteri mobili? Inventa l'indice dei libri proibiti, perché la conoscenza è potere. Se tu non vieni in chiesa ma leggi da solo, ok. Dopo circa 800 milioni di libri, grazie anche ai libri, viene attuata una seconda, si apre una seconda rivoluzione, la rivoluzione industriale, e qui il rapporto di potere che viene spezzato è quello tra l'uomo e la natura. Fino a prima dell'avvento delle macchine industriali, noi diciamo eravamo soggiogati al potere della natura. Se arrivava un freddo eccessivo, rischiavamo di morire, non potevamo volare, non potevamo andare sott'acqua, potevamo sì traversare il mare, ma soggetti alla, diciamo, i capricci del vento. Eravamo limitati nei nostri spostamenti dal cavallo, ok? Con tutto questo viene superato, viene spezzato il potere della natura grazie alle macchine industriali, che amplificano la forza fisica dell'essere umano. Quindi le macchine industriali sono degli amplificatori, dei potenziatori della forza umana. Dopo circa 800 miliardi di macchine e un paio di secoli, arriva la rivoluzione informatica, arrivano queste altre macchine che all'inizio sembrano come le macchine industriali, dopodiché si capisce, perché all'inizio nascono soprattutto per fare i conti, quindi dice vabbè, faccio cosa vuoi che sia fare i conti, invece no, non è che fanno solo i conti, trasformano rappresentazioni, traducono, generano nuova conoscenza. E questa è una rivoluzione, perché fino a questo momento l'unico che generava nuova conoscenza era l'essere umano. E quindi qui è in atto, è in corso un tentativo di alterare il potere che ha l'essere umano sulle sue macchine.
Se la gente crede a ciò che racconta ChatGPT, è chiaro che la gente ha perso il suo potere di signore delle macchine, e ovviamente chi controlla già ChatGPT controlla tutto il resto, perché c'è sempre il discorso del potere. Quindi la rivoluzione informatica è una rivoluzione perché è un amplificatore delle capacità cognitive, e da questo punto di vista va bene, è buona. Insomma, non so voi, ma io ormai, se devo tradurre qualche cosa dall'inglese all'italiano e viceversa, e non è una frase, diciamo, sono 20 pagine da tradurre, perché devo tradurle, insomma, io lo conosco l'inglese, posso leggere in inglese, ma se devo tradurre per qualcuno, io lo faccio tradurre da un traduttore automatico e poi correggo le piccole differenze, ma perché io lo so l'inglese, ok? Quindi se io so l'inglese, una macchina che potenzia la mia capacità di traduzione è utilissima, perché io la posso utilizzare per ciò che fa bene e posso correggere i suoi errori. Se un inglese non lo so, sì, certo, magari mi dà un'idea di quello che ci sta, ma non mi dà le informazioni giuste, ok? E questo è il punto fondamentale, diciamo, da capire, che le macchine cognitive sono dei potenziatori, ma noi dentro di noi dobbiamo avere prima di tutto le conoscenze, se no, diciamo, non ci portano fuori strada. No? E dietro di questo ovviamente c'è sempre il solito discorso del, diciamo, del rapporto di potere, perché poi chi controlla queste macchine determina quello che fanno le persone con esse. Dunque, saltiamo questo. Allora, uno dei pericoli, ok? Uno dei pericoli è, e che è connesso al fatto che ci sono le macchine cognitive e ci sono, come hanno detto anche prima, i dati, cioè questa gran massa di dati. Allora, l'unione delle due cose è terribile, perché l'unione delle due cose, per esempio, dice che tu non stai facendo le cose come le hai fatte prima. E perché non le stai facendo come le hai fatte prima? Che è, diciamo, l'essenza del nostro essere umani. Ho cambiato idea, no? Oppure ci sono degli elementi nuovi. Bene, allora, quello che fanno, diciamo, un utilizzo eccessivo delle macchine cognitive, e si è visto con esperimenti fatti sulle piattaforme social, quello che succede è che la gente viene condizionata ad agire in un certo modo. Di nuovo, se uno ha una personalità robusta, è, diciamo, un adulto ben sviluppato, vabbè, sorride, dice, ma ci hai provato di nuovo. No, ma se uno è un adolescente, rischia di essere indirizzato su strade sbagliate. Questo è uno dei pericoli di un uso eccessivo dei social, diciamo, per esempio, per gli adolescenti. Quindi, o per dire, come ho sentito, diciamo, invocare da qualcuno, vabbè, sostituiamo i giudici con delle macchine, così non ci saranno più errori giudiziari. Ok? Questo è completamente sbagliato, l'ha già detto forse loro, i filosofi, questo ci priva della nostra natura umana. Ok? Noi non siamo macchine, noi siamo molto di più dei dati che ci hanno descritto in passato, e per questo la difesa della privacy è la difesa della democrazia. Questo, diciamo, l'altra seconda lezione che vorrei che vi rimanesse da oggi, l'altro secondo punto che vorrei che vi rimanesse da oggi. La privacy è fondamentale, e siccome la digitalizzazione non l'arresteremo, l'unico modo di tutelarci da essi è capire le macchine cognitive come funzionano e proteggere e tutelare i nostri dati il più possibile. Se no, non se ne esce. No? Anche se sembra una seccatura, lo so che sembra una seccatura, vai su un nuovo sito, vabbè, fammi accettare. No. Certe cose non sono negoziabili, no? Non sono negoziabili, quindi questo è estremamente importante. Alcuni pezzi di questo l'avevo scritti prima che uscisse già ChatGPT, c'era, diciamo, c'è stato l'anno scorso questo sistema che si chiamava DALI, voi gli davate la descrizione di un'immagine e lui, essa la generava, no? E le macchine cognitive riescono a fare queste cose, e questo pone il problema: chi è l'autore di queste cose? Chi le possiede? Se una macchina ha digerito il lavoro di un artista e poi crea qualche cosa, ha digerito in senso meccanico e poi crea qualcosa di nuovo, chi è che lo possiede? E qual è il significato di questa cosa qua? Di nuovo, può essere uno strumento
importantissimo, potente, ma dobbiamo saperlo usare bene. L'ultima riga ricorda che non ci sono solo i buoni al mondo, ci sono anche i cattivi. E così come i buoni possono usare, diciamo, le macchine cognitive per fare delle belle cose, i cattivi le usano per entrare nei sistemi impropriamente, truffarvi, eccetera, eccetera, eccetera. Mai dimenticarsi, diciamo, del dubbio di una natura dell'essere umano. Se può andare in chiusura. Eccomi. Io chiuderei con questo. Che le decisioni importanti per gli esseri umani devono essere prese dalla intelligenza incarnata delle persone. Okay? Questo è fondamentale perché usiamo purtroppo il termine intelligenza per parlare dell'intelligenza umana e dell'intelligenza artificiale. Ci dimentichiamo che l'intelligenza umana non è intelligenza razionale pura. Se vi guardate un po' di testi di neurobiologia, voi scoprite che il nostro cervello, il nostro sistema nervoso è immerso nel nostro corpo e quindi noi non riusciamo, a parte il giocatore di scacchi super concentrato, il giocatore di poker super concentrato, non riusciamo mai a ragionare su situazioni in modo puramente razionale, come formule, come sillogismi aristotelici. Non è mai possibile. Okay. La maggior parte delle decisioni che vengono prese sugli esseri umani però sono decisioni in cui la nostra umanità entra e quindi non le possiamo far prendere le macchine perché le macchine non hanno un corpo. Okay. Questo è un punto fondamentale, anche se il giudice sbaglia, quel giudice è un essere umano che sbaglia, il cui errore può essere rivisto da giudici. Se sbagliano queste macchine, voi prima di tutto non sapete perché hanno sbagliato, perché spesso non le potete aprire, non vedete, come dire, gli algoritmi, i dati che ci stanno dentro. E poi quella decisione è da rifiutare a priori, perché è una decisione meccanica e quindi non è equa, non è giusta per la nostra natura umana. Mi fermo qua. Ho cercato di correre il più possibile, va. Sì, grazie professore. Adesso possiamo proseguire, ma dobbiamo uscire dall'edificio perché chiudono. Possiamo proseguire anche a fare un po' di dibattito appena fuori dall'ingresso dell'università. Ringrazio di nuovo tutti i partecipanti e tutti gli interventi. Una breve comunicazione, scusate un attimo. Prosegue la vendita di libri, l'offerta libera prosegue dove ci spostiamo, appena fuori dall'ingresso dell'università. Vi ricordo che tutte le offerte vanno a coprire i costi dell'evento e anche nell'organizzazione di eventi futuri come questo. Potete fare l'offerta nella cassetta che troverete, tutte le offerte sono molto apprezzate e tutti i contributi ci permettono di portare in vita eventi come questo. Se avete un riscontro, un feedback particolare su questo evento, ci potete scrivere una mail all'indirizzo che adesso scriviamo, comunque bologna@studenticontrogreenpass.it. Siamo anche su Telegram e Instagram. A posto, ci spostiamo fuori allora, a tra poco. Qua bisogna spegnere qualcosa, il cazzo, non so. Possiamo fare una lista. Dunque, questo è.